Ed eccoci, bentornati ancora una volta in Floppy Disk, ancora una volta qui sul vostro portale di podcasting preferito, pronti a parlare di robe vecchie, di robe spooky questa sera. È infatti l'episodio di Halloween e parleremo di roba molto 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 spaventosa, ragazzi miei, quindi preparate il pannolino, preparate qualsiasi cosa usiate per... Cos'era questo? È lo spirito divino. Divino del Natale, lo spirito del Natale, lo spirito maligno del Natale. lo spirito degli Halloween passati, degli Halloween futuri, degli Halloween passati. Io sono Matteo Pizzirani e qui con me questa sera c'è Marco Valle. Buonasera, buon Spooktober, buona Spooky Season. Luigi Floris. Saluti orrorifici a tutti. Mirko Mazzatosta. E Matteo Scannavino. E Matte adesso è a Bologna e quindi in pre-live non ha fatto altro che flexare un sacco di roba davanti alla webcam e a mostrarci tutti i suoi gingilli che ha in camera sua. Direi giusto flexing, perché da quello che vedo c'ha belle robe. C'è della cosa completamente, non so, tipo mollicce qua. Che schifo. No, è piccolo, sono caramelle masticate, cos'è quella roba? No, era uno di quei giocattolini che tipo tirava fuori gli occhi e tipo uscivano dalle orbite, solo che si è sciolto negli anni e ha portato con sé dei pezzi di altri giocattoli che varrebbero milioni. Ah, aspetta, tipo qui. Questa è la cosa giusta per iniziare Halloween, un giocattolo sciolto, assorbito. Cioè gli occhi sciolti di un giocattolo. Questa è la trama della cosa. C'è anche la roba di Mario, molto vecchia. Quella di Blob, il fluido che uccide. Questo cosa qua? Cos'è, Marco? Sì. Scanna. Sì. Farming Simulator, ce l'ho anch'io da qualche parte. Bellissima, è una mucca marchiata Farming Simulator. No, un cavallo, credo. Un cavallo, vabbè. Fantastico. Se fosse stata una capretta sarebbe stato molto bello. Comunque, ragazzi, parleremo di animali in questa puntata, o sbaglio? È vero, sì. Di animali molto spaventosi, o meglio, in una forma che sarebbe stato meglio che non fosse mai esistita, ma arriviamo a noi, arriviamo all'uno contro uno di questa settimana, che dice: cosa scegliete fra pollo o maiale? Pollo! Era la tua scelta, Scanna, o stavi facendo... Era una citazione, però sì, anche la mia scelta, devo dire. Sono un fanatico di pollo, perché va molto nella cucina asiatica. Io cucino quasi sempre robe asiatiche quando sono a casa, e quindi sì, anche se... Sì, ma allora, è chiaro che detto da un bolognese sembra una bestemmia, perché qui praticamente sul maiale ci abbiamo... Sì. Diciamo che le cose più buone probabilmente sono alla fine col maiale. Però se devo sceglierlo per mangiarlo a casa, anche perché di solito è un pochino più sano, allora generalmente mangio il pollo. Ci sta. Teriyaki, magari. Luis. Io non la butto sul paragone culinario, quindi dirò il maiale, così, mi sta più simpatico. Da sardo, se rinnegavi il porcendu, il porcendu. Al di là di quello, che quindi anche io come Scanna non posso, diciamo, tradire delle tradizioni, nonostante a livello culinario apprezzi il pollo senza problemi. Però dico il maiale, ma in generale è proprio... Così, poi si capirà, chissà, più avanti, non si sa. Mirko. Allora, ragazzi, io devo fare una precisazione. Pollo, ma perché non ho mai capito se è vera la teoria che sono i discendenti diretti dei dinosauri. Pensavo stessi per dire, perché sono un po' un vegetariano. No, non so perché, però... un po' ci credo in sta cosa... Sarebbe bellissimo. Letteralmente giganti che poi diventano
È fattibile, è fattibile che se tu vai a bloccare dei geni recessivi o a riattivare geni recessivi nel DNA, per dire dei polli, per esempio, ne può nascere uno con i denti o con la coda. Quindi già nel codice genetico degli uccelli, veramente, ci sono informazioni per avere tipo uno pseudo dinosauro. Però capisci che i dinosauri li vedi nei film e dici: cazzo, che spavento! Cioè, questo mi corre appresso, sono finito. Giustamente. Tu hai mai visto un pollo? Oh. Tu hai mai visto un pollo che dà la caccia a una vipera? No, appunto. Immaginatelo di 4 metri. Se non vogliamo neanche fare spoiler del resto della puntata, direi che insomma, ci sono anche polli pericolosi. Però. È un po' uno scontro tra kaiju. Esatto. E Marco, resti tu, giusto? No, il maiale è buono, il maiale è succoso, il maiale, cioè... è una carne, tra l'altro fa ridere, perché è una carne tipo magra, quella del maiale. Poi c'è Babe maialino coraggioso. C'è Babe maialino uno coraggioso. Uno di noi, grandi influencer, Babe. Maialino coraggioso, sì. Hey, Babe. Allora, io invece, ragazzi, sono molto indeciso perché mi piacciono molto entrambi. Anche tu hai dei doveri verso la tua regione. Infatti penso che sceglierò per campanilismo, ragazzi, perché un emiliano che non mangia maiale, o meglio, che preferisce il pollo al maiale, infatti scanna. Vedete? Scanna. Io sono emigrato per quello. Ma cos'è che c'hai? Un cinghiale tatuato? Un cinghiale, sì. Ma da quando? Io non sapevo avevi quel tatuaggio. Ce l'avevo da anni e anni. Ah, ma penso. Ah, è vero. Non so se è entrato in inquadratura, io non stavo guardando, quindi vabbè. È entrato in inquadratura. Si vede. Allora, tranquillamente in Sardegna viene accolto, perché anche noi siamo abbastanza... Vabbè, ma comunque per par condicio è un corvo qua che potrebbe essere una specie di pollo. Quindi, cioè, io dritto oggi. Le varianti. Ti manca una mucca su una chiappa e sei a posto. Allora, andiamo... Potrei anche averla, ma non so se te la voglio far vedere. Bene, veniamo a noi, ma prima di passare al succo, alla polpa, alla ciccia della puntata, lanciamo la nostra sigla! Adesso ci è presa questa cosa di ballare durante la sigla. Sì, ma è il minimo. Potrebbe diventare un momento seriamente crash questo. Mi stranisce che sento la musica, ecco, ormai hai battuto disco. Ma la metterò come suoneria sul cellulare. Devi mettere questa cosa come screensaver del computer, sta scena. Tutti che facciamo... Allora, ragazzi, iniziamo subito con gli argomenti spaventosi. Abbiamo infatti approfittato di questa ricorrenza per festeggiare quello che è il compleanno di un gioco molto 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 importante che compie 35 anni. Il 5 ottobre del 1988 usciva infatti Ghosts and Ghosts, il seguito di Ghosts and Goblins, tra l'altro uno dei giochi più difficili della storia, che sono ricordati appunto come uno dei giochi più difficili della storia, e che è stato poi chiaramente portato su tantissime altre piattaforme, addirittura in tutto il decennio seguente. E chi poteva parlarci di un gioco ambientato in un cimitero se non il nostro Marco Valle? Eccoci qua, carina. Però, scusami, perché mi stavo creature. Dimenticando che sono scemo, che prima andiamo a leggere la recensione. Entriamo nel mood. Scusa, Marco, scusami. Nel mood. Va bene. Allora, andiamo a leggere la recensione di Super Ghosts and Ghosts. Eccolo. Direttamente da Computer più Videogiochi numero 12 di gennaio del 1992, edito da Jackson. È la puntata infestata. Non devi andare a guardare la bambina per caso. Così. Allora, andiamo a leggere la recensione non di Ghosts and Ghosts, ma di Super Ghosts and Ghosts, perché
avevo provato effettivamente anche proprio quella del gioco originale, Super Ghosts and Ghosts era quindi il porting per SNES, però ragazzi c'è da dire che nel giro di quegli anni lì in effetti c'è stato un incremento notevole nella qualità della critica videoludica, per cui piuttosto che leggere qualcosa di striminzito, ho preferito leggere qualcosa di un po' più di un po' più importante, di un po' più ciccioso, diciamo così. E quindi arriviamo Super Ghosts and Ghosts per Super Famicom. Tutto cominciò con Ghosts and Goblins. Il gioco della Capcom fece impazzire migliaia di persone in tutto il mondo, prima in versione coin-op e successivamente nelle infinite conversioni per sistemi domestici. L'idea di aiutare un cavaliere medievale a salvare la sua ragazza dalle grinfie sulfuree di Satana era allettante, soprattutto se presentata con grafica extra spettacolare e sonoro senza precedenti. Poi arrivò Ghosts and Ghosts. La trama era esattamente la stessa del titolo precedente, ma grazie a numerose innovazioni nello schema di gioco, il successo venne giustamente bissato. Anche in questo caso le conversioni si sprecarono, ed era ovvio aspettarsene una anche per il Super Famicom. Ed eccola qua, il titolo è differente e in effetti anche il gioco lo è. Anzi, ci sono tante e tali aggiunte che da un confronto diretto il coin-op uscirebbe a testa bassa. Un ottimo motivo per incrociare le armi con Satan ancora una volta, no? Il bonus non si incarta mai, specie se è già confezionato in un grazioso cofanetto in radica. Ci sono cofani sparsi un po' ovunque e saltando in punti particolari dello scenario se ne possono far apparire altri. All'interno si possono trovare armi, armature o l'immancabile stregone malvagio che può trasformare temporaneamente il protagonista in un bebè, in una ragazzina dalle lunghe trecce bionde o addirittura in un'ape incapace di difendersi dagli attacchi nemici, vestito per uccidere. Super Ghosts and Ghosts è pieno zeppo di armi e armature bonus. Le prime appaiono in una decina di forme diverse, a partire dalla classica lancia immortalato nel primo gioco della serie. Alcune di esse sono particolarmente inutili, quindi bisogna stare molto attenti a non usare quella sbagliata. Le armature sono invece di tre tipi. Il primo è quello solito, con cui rivestirsi se si rimane in boxer. Le armature verdi invece potenziano l'arma utilizzata dandole poteri mistici. Le armature dorate, infine, sono dotate di un'aura magica attivabile tenendo premuto il pulsante, che fornisce effetti speciali tipo smart bomb, anche se spesso di poca utilità. La fregatura rituale. Come accadeva nei capitoli precedenti della saga, per finire il gioco non è sufficiente superare tutti i livelli una sola volta. Anzi, oltre a dover raggiungere il mostrone finale due volte per sconfiggerlo definitivamente, è necessario usare un'arma particolare. Lo strumento di morte in questione è un globo magico che purtroppo ha il grosso difetto di funzionare malissimo contro tutti gli altri nemici ed essere semi impossibile da trovare. Bel pacco, eh? E arriviamo al commento di Fabio Rossi, che era il recensore di questo gioco. Vi avverto, se siete tipi sensibili, cambiate pagina, perché sto per bestemmiare in diretta. Ecco, l'ha appena fatto anche quasi Marco. Siete ancora qui? Davvero. In tal caso sappiate che Super Ghosts and Ghosts è un brutto gioco. Proprio così, dietro a una varietà grafica quasi senza precedenti, dietro alle ambientazioni innovative di alcuni livelli, c'è una struttura orribile. Oltre alla temibile delusione di avere una colonna sonora atrocemente banale, specie se confrontata con quelle dei suoi predecessori, questa versione dell'avventura di Sir Arthur è assolutamente ingiocabile. Il livello di difficoltà è tale che anche noi redattori abituati a giocare di tutto e membri della nazionale di videogiochi abbiamo impiegato in media 10 ore per finire il primo giro di livelli, oltretutto senza la possibilità di usare password o salvataggi. In Super Ghosts and Ghosts bisogna imparare
delle sequenze precise di movimenti che non lasciano nulla al caso e ripeterle centinaia di volte, raggiungendo livelli di noia e nervosismo dagli effetti devastanti. Se a questo aggiungiamo il fatto che il doppio salto è una clamorosa idiozia e la struttura dei livelli è banale, è evidente come sia meglio lasciar perdere subito questa cartuccia. Molto meglio Atyres o Thunder Spirit. Arrivo invece al commento di Marco Auletta, altro recensore che aveva provato il gioco. Lasciate perdere tutto, tutto quello che va dicendo il mio collega Fabio a proposito di Chomakuimura. Questo gioco è letteralmente fantastico. Non so come si legge. Chomakuimura, non ho idea di che cavolo sia. Come è stato qualcosa in Veneto comunque. Questo gioco è letteralmente fantastico. Come è già stato giustamente notato, la grafica è a dir poco incredibile, tanto per cominciare. I fondali sono spettacolosi e l'uso dei colori è davvero magistrale. Per quanto riguarda il sonoro, a mio avviso, è davvero molto d'atmosfera, soprattutto quello dell'ultimo quadro, con delle colonne sonore lugubri e risonanti. Sul nocciolo della questione, ovvero la difficoltà eccessiva, sono abbastanza d'accordo. È vero che ci abbiamo messo un po' ad arrivare alla fine, ma quanto di preciso? Una giornata di gioco intensivo che potrebbe corrispondere più o meno a una settimana di un giocatore medio. Ebbene, quanti di voi si possono vantare di aver finito un gioco difficile in meno di una settimana? Inoltre, vi dico una cosa, non è tanto una questione di superare gli ostacoli, ma di prendere il ritmo del gioco. Tutto sta nel fare pratica. Per quanto riguarda il doppio salto, beh, a me pareva più che ok. Questo commento mi ricorda un po' Sekiro. Questione di e cose del genere. Ovviamente. E quindi arriviamo al quadro finale dove c'è la votazione del gioco. Abbiamo grafica 92, sonoro 90, giocabilità 85, longevità 89, voto globale 89. E volevo far notare anche questo piccolo riquadretto di fianco che dice tante grazie a, chiaramente a il negozio che gli aveva fornito le cartucce. E mi ha fatto sorridere vedere tante grazie a Console Generation, Micromania e Computer Lens per averci fornito il materiale per la recensione. Ecco, Console Generation era un negozio del quale poi hanno, diciamo così, adottato il nome anche Raffaele e Andrea, che salutiamo. E quindi, insomma, mi sembrava carino citarlo. E questo ragazzo... Posso essere un po' volgare? Vai! Ma quando di mai? Che cazzo si lamentano nella recensione se poi hanno dato sonoro 90, grafica 99, tutto sopra il 90 e poi sì, però sto gioco, ma... Ma si vede che cioè, comunque è stato... Si vede che non erano le recensioni più oneste. Esatto, ok. Sì. Perché no, c'erano varie opinioni, insomma. Sì, I understood that reference. E tu. E questa ragazzi era la recensione di Super Ghosts and Ghosts letta da Computer più Videogiochi numero 12 di gennaio del 1992 edito da Jackson 31 anni fa. Quindi Marco, che adesso farà una precisazione, lo so già, faccio una precisazione intanto. Allora, Super Ghosts and Ghosts, quindi e la versione di Ghosts and Ghosts per Super Famicom, Super Nintendo, è uscita nel 91, mentre invece Ghosts and Ghosts, che è il seguito di Ghosts and Goblins, è uscito nell'88 come arcade. Poi è stato convertito tipo su qualsiasi cosa avesse un chip, e tranne il Super Nintendo, dove poi è arrivata appunto la versione ripulita e migliorata che conosciamo come Super Ghosts and Ghosts. Con la precisazione, perché poi ci vengono a fare i pidocchi, ma non erano 35 anni e tutte cose, cioè non... Hai fatto bravo Vez, bravissimo. Sì, no, lo volevo dire anch'io. Invece di aspettare
per difendersi attacchi prima tu. Bravissimo, Vez. La domanda che voglio farti, Marco, sì, effettivamente, secondo te, dopo tutti questi anni, come? Allora, è un gioco figlio della sua epoca. Ok. Per la sua epoca era una figata atomica. Ma teniamo di conto di una cosa. È nato come arcade. Sì. È nato come arcade. Quindi stiamo parlando di level design e di curva di apprendimento. È nato come arcade. L'arcade, qual era il target ultimo dell'arcade? Farti buttare dentro delle monete. Quindi era difficile proprio obiettivamente, cioè dovevi essere proprio bravo per fare. Portandolo su console hanno lasciato intatto lo spirito dell'arcade, perché effettivamente io l'avevo giocato su Amiga 500, se non dico una cacata, Amiga 500, e poi l'avevo giocato su Super Nintendo, cioè non su Super Nintendo, in realtà l'ho giocato poi per vie traverse, diciamo, e poi anni dopo sullo SNES Mini. Fermi, ho detto una porcheria. Le vie traverse rimanevano, perché chiaramente, lo dico chiaramente, il CD era stracopiato, però l'avevo giocato anche in una collection per PlayStation 1. Ah, ok. Quindi a Homebrew oppure era un porting proprio? Domanda. Era proprio un porting. No, non era un porting, era una collection, come esistono le retro collection. Io. Ammazza, PS1, quindi già c'era. Sono titoli, era insieme giusto a Ghost and Goblin, ci sono titoli, le basi, cioè proprio le basi, sono quel platform run and gun, non so come, non saprei neanche io come chiamarlo, perché beat'em up, running... tipo. No, beat'em up, spari, no. Sì, più run and gun forse, sì. Run and gun, quando non ancora non andava di moda il termine run and gun. Secondo me è fichissimo, se parliamo di super, ma tutti chiaramente, visto con gli occhi di adesso, è obiettivamente fatto, mi perdonino, fra virgolette, male, perché il level design in effetti è un po' fatto a cazzo di, cioè, no, non è fatto a cazzo di cane, perché è fattibile, però c'è quella difficoltà artificiale, secondo me. Ok, sì. Ok. Che è fatto apposta, perché ne viene, appunto, come dicevamo, dall'arcade, perché dovevi buttare soldi, come la stessa cosa, ma questo vale anche per Ghost and Goblin, quello di dover fare due volte il gioco. Ok, sì, è una cosa un po' artificiale per allungare il brodo. Comunque quella roba, Choma Kaimura, scusa l'interruzione, Marco, perché ho appena scoperto, è il titolo originale in giapponese. Sì, no, ma perché in giapponese Ghouls and Ghost era Dai Makaimura. Ok, super. Invece poi Super Chodo, che non ho idea di che cosa cambi, forse sarà Super. Quel Chodo Dai Makaimura in teoria. E quindi, no, comunque è bello, perché intanto molto iconico, molto, cioè sono figure che sono rimaste nell'immaginario, tanto è vero che il demonietto rosso, il demonietto rosso, figlio della merda, che era uno degli avversari più bastardi, è diventato esso stesso un personaggio di un gioco, Demon Crest, cioè? Per Super Nintendo. Super Nintendo! È diventato esso stesso il personaggio di Demon's Crest. Ma quello Super che Nintendo rapisce la principessa? Quello? No, quello era un satanacchia qualsiasi. Ah, ok. Okay. Era il demonietto rosso che ti spara le palle di fuoco, che c'è quasi in tutti i livelli. No, quello che c'ha di quei bracciali e le cavigliere. Sì, esatto. Come si chiama il gioco per Game Boy che hai detto? Demon's Crest. Ma forse c'era anche per Game Boy, hai ragione. Comunque Demon's Crest. Il nome mi è noto.
Tra l'altro è stato uno dei primi giochi per Super Nintendo Demon's Crest a usare il chip, quello 3D, perché c'era delle sezioni finto 3D dove navigavi per la mappa volando in quanto tu demone dell'inferno e andavi a fare disastri in giro. Ma quindi sei il protagonista in Demon's Crest? In Demon's Crest sei il demonietto e sei il protagonista. E ora che mi viene in mente c'era anche per Game Boy, senz'altro. Però è un'altra cosa rispetto a quella del Super Nintendo. Comunque, tornando a Super Ghouls and Ghosts, figo perché era Ghouls and Ghosts, però più bello, più la grafica figa, le armi più fighe. E a mia esperienza non l'ha mai finito nessuno, però... Io no, di sicuro. No. Anzi, forse non ce l'ho neanche giocata a Super Ghosts and Ghosts, perché era solo su Super Nintendo. Ma Ghosts and Goblins e Ghosts and Ghosts sicuramente non li ho finiti. Ma io, ragazzi, vi devo dire che adesso io non mi ricordo se era Ghost and Goblin o Ghost and Ghost, però l'ho visto finire con un solo gettone. Ma ci sono questi fenomeni. Tutte e due le volte? Perché sai che dovevi... Tutte e due le volte, sì, con un solo gettone. Perché c'è un'associazione che adesso non ricordo, avevo conosciuto un paio di ragazzi in Bologna Nerd e... In fiera, sai, Scanna, quando ci avevano chiamato anche noi in fiera, nel pomeriggio avevano preso il palco e c'era sto signore che si è finito tutto il gioco così. Non ricordo quale dei due fosse, ripeto, ma... Si chiamava Gesù Nazareno. Sì. Ma... La memoria, cioè, incredibile. No, il primo livello, ad esempio, io lo facevo quasi a occhi chiusi, perché l'ho fatto talmente tante volte... So quando spawna il nemico, dove saltare, in che momento, eccetera. Però sì. Ma perché tutto poi il gioco pesantuccio. Arrivano a essere quelle cose come poi sono diventati i Souls-like. Solo che i Souls-like hanno alle spalle e tre decadi di industria del videogioco e del game design dietro. E una potenza di calcolo proprio esagerata, ma poi alla fine sono più o meno la stessa identica cosa, sono più o meno più bilanciati, perlomeno se parliamo della serie Souls, della serie From e compagnia, ma se vai a vedere che ce ne sono tanti altri, neanche troppo bilanciati, cioè nel senso è l'idea di essere un gioco difficile che ti porta a fare il meglio, dare il meglio, a impegnarti. Cosa c'è di diverso fra una grande differenza. Queste cose che sì, che quelli là erano fatti apposta per incularti, proprio no, perché dovevi buttare dentro del grano. E quindi poi duravano anche relativamente poco alla fine, cioè. Sì, infatti, duravano relativamente poco come tutti gli arcade, che cioè comunque ok, sei un capo, lo fai anche due volte, però dopo un'oretta di gioco fuori dalle balle perché deve giocare un altro, buttare dei soldi al posto tuo. Sei un capro. Voi ragazzi sapete, il vero capro aveva la chiavetta di quello che veniva a svuotare la cosa al baretto e allora giocava finché voleva. Speedrun? Ah no, Ghosts and Ghosts. Ah no, Ghosts and Ghosts, ok. Lo speedrunner che l'ha finito nel minor tempo possibile è un giapponese, strano. È 14 minuti e 27 secondi. Tanto. Ma ho usato i glitch, quelli che tipo saltavi. C'era, mi ricordo forse nel secondo livello, se riuscivi a fare una gabola di doppio salto su Caminchia, schiaffi a Gesù, passavi sopra il livello, sai quelle cose, e arrivavi in fondo e vincevi. Che campione, che cazzo di speedrun. Tipo la speedrun di Super Mario, che sali sul livello e ti fai 18 livelli con quel trick. Vedi, anche questa cosa è rimasta. Nei Souls, gli speedrunner sfruttano tutti i glitch, i bug, di ma sì, ma un po' dappertutto, in Tomb Raider, insomma, dappertutto è così. Chiaro. Però ragazzi... Noi parliamo dei Souls, ma i Souls hanno anche un gran culo. Cioè, ma no, ormai... noi non dovremmo parlare dei Souls, dovremmo parlare di... Diciamo, Ghouls and Ghosts ha anche il limite che i Souls non hanno. I Souls sono in 3D, hanno un grande spazio di manovra. Invece io ti blocco subito perché esiste
i seguiti spirituali di Ghost and Goblin, che sono la serie Maximo su PlayStation 2. Ah, vero, sì, mi ricordo. Che sono in 3D, Ma hai giocato? Che ti farebbero cavare gli occhi così. Io li ho presi tutti e due. Come si chiama, Marco? Così, Maximo. E poi sì, Maximo... Sì, sì. Mi ricordo questa cosa. Era il cavaliere che finalmente aveva un nome. Esatto, perché inizialmente... era proprio forse addirittura ambientati nello stesso universo narrativo, una cosa così. Sembra Maximo PS2. Sì, che anche lui restava in mutande, aveva... Spieghiamo, magari per chi non lo sa, diciamo che questo gioco aveva anche la caratteristica così un po' simpatica del fatto che il protagonista, quando prendeva un colpo, perdeva l'armatura e rimaneva in mutande. Aveva queste mutande, così erano dei cuoricini o delle fragoline sopra, e se prendeva un altro colpo, morto, finito, ok? Quindi capite la difficoltà di finirla con un gettone solo, ma la difficoltà in generale, ecco. E questa cosa chiaramente molto iconica era stata riportata anche nel gioco, in Maximo, i giochi per PS2. Ma meritava? Cioè meritava Maximo, questi due giochi? Sì. Peccato, me li sono persi. Da bestemmiare, da bestemmiare. No, vai, immagino, visto l'universo dove è ambientato, cioè, non ho dubbi. Però anche lì era una difficoltà meno artificiale di quella di Ghouls and Ghosts, Ghost and Goblin, però comunque, diciamo la verità, i Souls hanno un level, soprattutto se parliamo appunto di Souls, di From Software, di Miyazaki, di gente del genere, hanno un level design, una struttura che levati proprio, cioè, però io ce li vedo proprio tanto, cioè come una cosa del genere. Chissà se uscirà un remake, come hanno fatto per Ghost and Goblin Resurrection, cioè anche per Ghost and Ghost. Ma è una porcheria fotonica. Vabbè, dai, ma sembrano quelle porcherie reskinnate che avevano fatto anche con Round of Blood di Castlevania, quella grafica così moderna su... L'impianto grafico era molto particolare, quello del remake. Perché io sono tentato di prenderlo, parlavamo qualche puntata fa, è uscito di pochi giorni fa Gargoyle Remastered. Gioco del Genesis, solo del Genesis, con la grafica che è il cartone. Ho visto gli screen, la grafica è il cartone. Io sono tentatissimo di prenderlo solo perché andatevelo a cercare, è fenomenale, fighissimo. Io penso me lo prenderò magari quando c'è qualche sconto strano. Quella è proprio una remastered, però non hanno fatto grossi cambiamenti grafici. No, grossi cambiamenti grafici. È remake perché tu giochi al cartone praticamente, cioè la struttura di base del livello è la stessa, però la grafica è quella del cartone. Ok, quindi hanno cambiato proprio l'impostazione. Già era fighissimo. Grafica. Sì, già era fighissimo su Mega Drive, su Genesis. Però era pixel. Invece lì è proprio definita. Vai a cercarlo, vedrai che figata. Sì, no, avevo intravisto la recensione, però non conoscevo l'originale. Piuttosto, a proposito di remake e remastered, Ghost and Goblin e Ghost and Ghost sono titoli cross-gen assoluti, perché io li giocai la prima volta su Commodore 64, avevano una grafica completamente diversa, 8-bit, e poi giocai anche sull'Amiga con i 16-bit. Lì non si può neanche parlare di downgrade grafico, infatti non so se fossero completamente identici, però tutto il gioco era... cioè graficamente erano due cose distinte, ovviamente, per ovvie ragioni. Ma credo anche proprio... cioè non è che... dall'8-bit al 16-bit cambiassero gli sprite e basta. Cioè era proprio una roba... cioè si notava, ecco, il colpo d'occhio cambiava completamente. Non è come parliamo oggi di un cross-gen in cui guardi il gioco e vedi magari la risoluzione un po' più bassa, qualche effetto grafico abbassato, no? In quei tempi ovviamente si notava molto molto molto. Non so, Marco, se tu hai avuto l'opportunità di giocarci anche in 8-bit prima di 16. Mai. In 8-bit mai. Tra l'altro molto più legnoso, ovviamente, infatti difficilissimo,
Per quello conosco bene il primo livello, perché no, è l'unico che riuscivo a superare. Scusami, ti ho detto una scemenza. Ho giocato in 8 bit il primo, Ghouls and Ghosts. Ghost and Goblin. Okay. Ho giocato il primo in 8 bit su una crocchietto di quei Famiclone. Ok. Feroci. E allora, ragazzi, io volevo solo dire, adesso non so se avete altro da dire, se avete altro da di cui parlare per questo gioco comunque molto importante e molto famoso. Volevo solo tirare una rosicata pazzesca, perché anni fa avevo trovato in fiera, in qualche fiera, non ricordo se fosse Modena Nerd, Bologna Nerd o chissà quale altra cosa nerd, avevo trovato gli Ultimate Ghost and Goblin per PSP, che dicono essere molto molto bello, per 5 euro. Vabbè, buono. E ho detto, ne vale tipo 7.000. E ho detto, no, vabbè, c'ho già talmente tanti giochi da giocare, lo lascio lì, è lo stesso. Adesso si trova a 200 euro. No, vabbè. Va bene, e adesso non dappertutto, ma il prezzo che ho trovato più basso in questo momento, proprio così navigando un po', cazzeggiando su internet, è quello dai tipo 80 euro. Bene, benissimo. Vabbè, puoi prenderti la cassetta del Commodore 64, i prezzi sono ancora bassi. Infatti ci avevo pensato, perché qualche anno fa mi è stato regalato un Commodore 64 funzionante. Davvero? Sì, solo che sì, ho un Commodore 64 funzionante. Tra l'altro con un joystick, cioè non ho il classico joystick, ma una specie di joypad, che era una roba sperimentale, non lo so, stranissimo. Almeno così mi è stato detto da chi me l'ha regalato. Però non ho giochi, non mi sono rimasti i giochi, quindi ho detto, magari mi compro Ghost and Goblin. E non costa tanto, prima o poi magari lo faccio. Bene, bene, ottimo ragazzi. Se non avete altro da dire, passiamo al prossimo argomento, argomento super, super, super spaventoso. E quindi questa sera abbiamo deciso così di fare una join fra due delle nostre rubriche. Una è la cinesfida. La joint. E con che cosa la uniamo, la cinesfida, per una serata horror? Con due film che fanno molta, molta, molta paura. Ma non la paura che pensate voi, la paura che di solito portiamo durante la rubrica Film Brutti, che torna per la prima volta nella terza stagione. E quindi, ragazzi, noi il weekend scorso ci siamo sorbiti, ci siamo sciroppati due film terrificanti, e adesso, ragazzi, vomitiamo tutta questa schifezza su di voi come fossimo due zombie. Sì, in pratica è una sessione terapeutica questa, per sfogarsi dopo il trauma di aver visto queste cose. Esattamente. È stato bellissimo. Ragazzi, io agli ascoltatori dirò una cosa: non sono riuscito a recuperarli. Ho visto molte clip, però stasera mi inimicherò, si dice? Sì. Metà di questa lobby. Dipende da cosa volevi intendere, però. Non dirlo. Cioè, non dirmi che stai per dire quello che penso. Perché... No, andiamo, poi vi dico. Però dillo comunque, certo. Durante i vari punti esplicherò il mio pensiero. Comunque, non siete a conoscenza di cos'è la cinesfida brevissimamente è un momento in cui mettiamo due film a confronto tra di loro. La prima cinesfida che abbiamo fatto è stata nella scorsa stagione, è stata tra Independence Day e Deep Impact. Tra Armageddon e Deep Impact, perdonami. È che mi viene sempre da dire Independence Day nella mia vita, è ovunque. E Armageddon, che sono due film che sono usciti nello stesso anno e si assomigliano molto, quindi l'idea è di metterli a confronto in diverse categorie per poi votare in maniera molto democratica quale secondo noi è il film che vince la cinesfida e quale migliore ragione appunto di combinarla con i film brutti. Brutti, quindi è una cinesfida di merda, diciamo una cosa così. Esatto. E per iniziare abbiamo anche una sigla originalissima da lanciare. Scritta da noi.
Giura che io non l'ho mai sentita. Ah, c'è un po' di intro, questo lo puoi tagliare. Sembra un porno. Tanti ricordi. Bello. Lunedì 5. Senti qua. Che metallo. Ma che assolo di sax. Mamma mia. Una roba pazzesca. Questo, siccome era negli anni 90, sarà stato direttamente Clinton a suonarlo, probabilmente. Ma scusate, un attimo off topic, ma ho una curiosità che mi perseguita da 30 anni. L'immagine che viene mostrata, la seconda immagine che viene mostrata, cioè che cacchio è, tipo uno zaino che vola, che cavolo è? Ma come la rivede? È stata aggiornata nel corso degli anni quella sigla, perché venivano aggiunti momenti topici... Questo, che cazzo è questo coso qua? Questa astronave? Ma è un'astronave quel zavaglio lì? Sì, è un'astronave, che è qualcosa, sono fiamme, non lo so. Quello zavaglio lì? Sì, è un'astronave. Boh, ma che brutto, vabbè, io ho sempre visto uno zaino che volava, infatti che cavolo è quella roba lì? Tra l'altro, chi vede il video ha già lo spoiler della cinesfida, perché... C'era anche l'annunciatrice di Italia 1 che era pronta, esatto, a dire che l'ha detto. Vabbè, insomma, raga, potevamo scegliere di meglio per far iniziare, per iniziare con la cinesfida. Chi non l'avesse riconosciuto, ovviamente, non parlatemi, perché vuol dire che non abbiamo niente a cui spartire se non conoscete questa musica. Scherzi a parte, allora, è una cinesfida. Ah sì, ah no, scusami. È una cinesfida che abbiamo promesso un paio di puntate fa, quando abbiamo parlato dell'anno 1994, perché si parla di due film, diciamo, finiti entrambi nell'anno 1994, per essere precisi. Ho sentito un rientro musicale. Finiti entrambi nell'anno 1994, volevo dire, perché... Tecnicamente uno dei due film non è uscito quell'anno, perché uno dei due film non riuscì addirittura a trovare un distributore o a riuscire ad andare al cinema, perché era... Ma come mai? È una congiura, ragazzi. È una congiura. È una congiura. E quindi uno di questi due film invece verrà rilasciato direttamente in TV nel 1995, però tecnicamente sono film del 1994 entrambi. Poi, cosa li accomuna? Li accomuna essere entrambi film praticamente parodie di una serie di film dell'epoca tra gli anni 80 e gli anni 90. Entrambi i film hanno un titolo che... funge proprio da parodia diretta di un particolare lungometraggio, però la cosa che magari alcuni non sanno, quando non avendoli mai visti, è che invece sono un coacervo di citazioni, di gag, tutte basate, non so come dire, mi ricordano un po' gli Hot Shots come idea, uh-huh. Oppure anche, non so, Scary Movie, per dire, no? Cioè inserire tutti i film di successo e in una serie di gag spesso slegate tra loro. Con un minimo comune denominatore, che sono le tette. Ah beh, quelle sì. Quando sono tre anche meglio. Sì, esatto. Citazione ad atto di forza, praticamente. Poi, però, oltre a questo, la cosa... che unisce questi due film è chiaramente che sono entrambi film italiani, che è molto sorprendente perché stiamo parlando di film di thriller, fantascienza, un po' dei generi un po' misti, horror, se vogliamo, e sono film diretti da comici che andavano di moda all'epoca, che mi sembra fossero entrambi al loro esordio in regia, però sicuramente uno dei due lo era. Probabilmente anche il secondo. E l'ultima cosa che li accomuna è che sono stati dei successi molto relativi, sia dal punto di vista della critica, sia dal punto di vista del pubblico, e sì, che sono film di grandissima qualità, che ovviamente mettiamo come capisaldi del cinema moderno. E sul quale anche dal punto di vista umano. Proprio. Ma Scorsese ha dichiarato la settimana scorsa per Killers of the Flower Moon, si è molto ispirato al primo film di questa cinesfida, e
non posso capire. Bene. Esatto, ha imparato cosa non fare. Ciancio alle bande, ragazzi. Questi poveri ragazzi si sono dovuti guardare questo weekend il bellissimo Chicken Park, diretto e interpretato da Jerry Calà, e l'ancora più immarcescibile Silenzio dei prosciutti, diretto e interpretato dal mitico Ezio Greggio. Io e poi spero non dite che non vi vogliamo bene, cari ascoltatori. Sì. Qui siamo al... Ma no, noi non ci vogliamo bene. Qui siamo al gota del trash italiano, ragazzi. Qui è difficile andare... Assolutamente. Più in basso, più in alto, no, slash più in basso di così. No, no, questo è il peggio del peggio. Cioè, penso che Aliens 2 sia meglio a questo punto. Ma, ma sai Alien cosa, 2, ma come si chiama? Alien 2 sulla Terra. Sulla Terra, scusate. Dicevo, perché quello era involontario, era chiaramente uno scammone enorme, quel film atroce lì, e quindi cioè, ci stava... Che venisse fuori una merda, però l'intento era comunque quello di fare un film di fantascienza scritto coi piedi, realizzato coi piedi. Invece questi erano fatti proprio per fare non la satira, come si dice, la parodia. Ecco, sì, esatto. Perché era una cosa che andava molto di moda in quegli anni, onestamente. Erano anni in cui Mel Brooks era esatto. Uomini in calzamaglia, cioè. l'abbiamo già detto, l'abbiamo citato. Sì, era di sì. Quindi l'idea di entrambi questi comici italiani fu di seguire questo trend che arrivava dagli Stati Uniti e lanciarsi in queste produzioni, che tra l'altro la cosa anche particolare è che sono entrambi film girati in inglese, cioè sono film che sono stati creati per un pubblico potenzialmente internazionale, e uno dei due, Silenzio dei prosciutti, addirittura ha anche una serie di nomi veramente di richiamo, sia dal punto di vista del cast che della produzione. Sono film girati all'estero, Chicken Park è girato per la maggior parte ai Caraibi e nella Repubblica Dominicana, se non mi sbaglio, e invece Silenzio dei prosciutti è girato per interamente in America. Quindi sono anche dei progetti che sono molto particolari per il cinema dell'epoca, che era praticamente soprattutto... era un cinema che di solito si riferiva al pubblico italiano, girato in italiano, in Italia, commedie molto leggere, e invece qua si almeno sulla carta si stava provando a fare qualcosa di più che diventasse un successo internazionale. Però andiamo in ordine. Allora, parliamo prima e introduciamo Chicken Park, perché adesso introduciamo i due film e poi dopo vi andrò a dare delle categorie, voi mi discutete e votiamo cosa preferite tra i due. Allora, Chicken Park, come ho detto, fu messo in onda per la prima volta nel 95 su Italia 1, perché appunto non riuscì a trovare un modo per essere distribuito al cinema. Fu tra l'altro curiosamente distribuito anche al cinema invece in altri paesi. Uscì al cinema in Turchia e uscì al cinema in Spagna con il nome fantastico di Pollo Jurassico. Bellissimo. Una roba... Oddio. Cioè... E dopo venne anche ovviamente distribuito in home video in alcuni dei paesi dell'Europa centrale e finì persino in Thailandia per qualche ragione. Comunque, in una discarica, spero. Chicken Park è ovviamente un film che basa la sua trama, di cui parleremo dopo, su Jurassic Park. È un film che segue, tra l'altro in tempi record, perché Jurassic Park era arrivato nel 93, il film uscì nel 94, quindi era pronto nel 94, quindi diciamo che Jerry Calà vide Jurassic Park, libidine, lo faccio anch'io, e decise di buttarsi in questo progetto scapestrato. Progetto che venne finanziato con 2 miliardi di lire, che non era poi un budget, tra l'altro, neanche da buttare. E fu un progetto che, tra l'altro, quando una volta che uscì e venne, insomma, visto che non era un film di qualità e non ebbe grande successo, a parte magari la prima sera in TV che lo videro in tante persone,
fu anche un po' un momento in cui Jerry Calà prese un brutto colpo come artista, diciamo, perché lui fino a quegli anni era stato comunque abbastanza sulla cresta dell'onda e mise molti dei suoi soldi in questo progetto e poi finirono un po' spariti. Invece Il Silenzio dei Prosciutti è un progetto ancora più strutturato, se vogliamo. Il budget è ancora più alto, si sta parlando di milioni di dollari, anche perché ci fu Berlusconi che fu uno degli investitori, si parlò anche, aveva una casa di distribuzione, aveva una casa cinematografica a Greggio in quegli anni, perché lui frequentava in verità anche i gotha, in verità, del cinema americano in qualche modo, non so come, però insomma riuscì a ottenere degli investimenti notevoli, ma che comunque si vedono sia nel cast che anche nei fattori tecnici. Alla fine Silenzio dei Prosciutti visivamente tutto, cioè non è neanche, insomma, può anche starci, non è, sì, non sì, è quella sì. La parte che insomma può non piacere. Il film visto adesso ricorda un po' tipo appunto la pallottola spuntata. Vuole palesemente essere una specie di versione di greggio della pallottola spuntata, con ancora più slapstick, con quella commedia un po' proprio da ho preso un colpo, cado, mi sono fatto male, soprattutto all'inizio. E ci sono qualche curiosità prima di parlare del film. Originariamente il film doveva essere, e infatti la storia, se vedete, un po' riflette questa cosa, più che, come chiaramente potete capire, una parodia del Silenzio degli Innocenti, era più basato come partito per essere una parodia di Psycho. Ci sono tante scene, che inclusa una delle scene finali, che ricordano appunto Psycho. Poi, visto anche la popolarità di alcuni film dell'epoca, venne riempito di tutte queste altre influenze, probabilmente peggiorando anche il prodotto finale. Il film venne realizzato da Greggio, anche perché Greggio aveva appunto queste conoscenze, era amico di Mel Brooks personalmente, e riuscì, e questo è un record che detiene su Guinness dei Primati, a convincere tante personalità di Hollywood a partecipare, non solo nel cast di cui parleremo fra pochissimo, ma anche nel cast secondario, che contiene cameo di una serie di produttori, attori, ma soprattutto registi della scena cinematografica anni 80 e 90 americana, tanto da avere il record di registi attori, cioè di registi che partecipano attivamente al film, presenti in una pellicola, 17. Porca miseria! Ce ne sono alcuni molto noti, perché questo l'ho notato. Però sì, Ero fermo a 4-5, 17 non sapevo. Non tutti saranno famosissimi. No, immagino. Non tutti saranno famosissimi. I nomi, prima ce l'avevi fatto vedere lo screenshot, assolutamente. Beh, John Carpenter salta sì, agli occhi, però nelle prime fasi, sì. Però anche Mel Brooks stesso è presente nel film. Io tra l'altro non sapevo, non me lo ricordavo assolutamente. Oggi mi sono detto, ma ho fatto un momento alla DiCaprio quando ho visto John Landis a un certo punto. Anche nel film. Poi c'è anche Joe Dante, che è uno dei miei registi preferiti di quell'epoca, perché alla fine ha fatto tanti film carini. Sì. Quindi, insomma, è un progetto particolare. Tra l'altro, anche come release, una release completamente diversa da Chicken Park, perché uscì con una grande campagna pubblicitaria, fu presentato in premiere a Milano al cinema Odeon, addirittura mettendo Schindler's List in una seconda sala, in una sala secondaria, perché bisognava trasmettere Il Silenzio dei Prosciutti. Il potere di Silvio, dai, c'era il potere di Silvio. Che cazzo. Ci furono anche quattro speciali trasmessi in seconda serata su Canale 5, che contenevano backstage e curiosità sul film, quindi... Mamma mia. Guarda, i bambini come me che guardavano Italia 1, eccetera, ovviamente lo volevano vedere, perché con questo bombardamento continuo... È stato un evento, comunque, secondo me, l'uscita di quel film in un senso o nell'altro. Ma, ragazzi, passiamo alla sfida stessa, alla cinesfida.
Introduco la prima categoria. Allora, le categorie sono abbastanza invariate rispetto all'ultimo film. Ho fatto un paio di aggiustamenti perché si tratta di generi completamente diversi. Però, ovviamente parliamo del cast come prima cosa. Allora, da una parte partiamo da Silenzio dei Prosciutti. Ho una lista molto lunga che comunque include attori come Billy Zane, che ricordiamo per esempio in Titanic, Dom DeLuise, che ha partecipato a dei film di Mel Brooks, incluso Balle Spaziali, dove era Pizza the Hut, conosciuto come Pizza Margherita da noi, lo storico Martin Balsam, che è il punto di contatto con Hitchcock, perché era il detective che c'era in Psycho e c'è anche qui. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di praticamente segue un ufficiale di Psycho in questo modo. Poi abbiamo tantissimi personaggi come John Austin, che era Gomez della famiglia Adams. Sì. Tra l'altro questa cosa mi ha fatto sorridere. No, dico, mi ha fatto sorridere questa cosa, che mi ricordavo che c'era John Austin, pensando anche all'altro film, ecco, poi magari lo dirai tu. E questi vanno in aggiunta a una serie di attori secondari, comunque io Bubba non so... Smith. Sì, mitico sì. Bubba Smith, che lo ricordavo in scuola di polizia. Sì, High poi Tower. C'è anche esatto. L'attore che faceva Viggo in Ghostbusters 2, che ha un nome un po' difficile, però cioè, ce ne sono tanti di facce conosciute in quel film. E infine poi, come avevo detto, ovviamente i registi che abbiamo citato e ovviamente Sua Maestà Ezio Greggio, che sebbene abbia un ruolo centrale, a differenza di Jerry Calà in Chicken Park, non è il protagonista vero e proprio, sì, quindi infatti. Se vogliamo è il narratore, però anche sì, posso dire una roba, però Sua Maestà Ezio Greggio, ma è l'attore peggiore fra tutti quelli che abbiamo detto, Beh, ovvio, però il carisma, scusami, il carisma non si tocca. Quello non lo compri al supermercato. È un altro tipo è di lui talento. Non è lui, certo che lui. Ok, ma mancava parte... magari il talento attoriale, no, dico, scusa, scanna questa parentesi, tipo, no, gli manca il talento attoriale, ma altri talenti, Greggio, tra cui quello di aver portato a sé questo cast impensabile, cioè incredibile. Vabbè, l'avrà aiutato Mel Brooks, ovviamente, però insomma non è da poco. Anche solo convincere Mel Brooks a farlo, per me prende tutti i miei... No, per l'amor del cielo, però sì. Vabbè. Invece il cast di Chicken Park è un cast praticamente che io mi immagino Jerry Calà, che va con l'aereo in Repubblica Dominicana, gira per strada... Vedo, oh, quella è una bella figa, quello lì è un bel uomo, cose del genere, e praticamente raccatta queste persone per fare gli attori del film, a parte una serie di attori americani di serie D. Però aspetta, so cosa stai per dire, Matteo, secondo me, perché ci sono un paio di eccezioni, a parte ovviamente Jerry Calà e poi la protagonista femminile, che comunque è un'attrice americana che non... cioè si è vista in pochissimi serie e film dell'epoca, quindi non è neanche conosciuta. Gli unici attori che risaltano forse all'interno di questo cast, che comunque è riempito per la gran parte da Jerry Calà, perché qui la presenza di Jerry Calà è immanente, sì, rispetto a quanto è Ezio Greggio nell'altro film, c'è nel ruolo praticamente di Morticia Adams, perché come per qualche ragione strana la famiglia Adams è tipo una parte centrale di entrambi i film, c'è la spagnola Rossi De Palma, che è in verità forse una delle attrici, l'attrice forse più famosa del film, è molto particolare lei anche come aspetto fisico e come espressioni, che è stata un'attrice appunto spagnola famosa, che ha partecipato anche a film tipo Donne sull'orlo di una crisi di nervi, insomma di qualità. E infine, ovviamente, e secondo me la sfida si verge su il gruppo di attori che vedete dall'altra parte, inclusi questi nomi importanti, e una singola persona che c'è nel secondo in Chicken Park, che è il ruolo fenomenale, oserei dire, che non so,
i si ruoli, sa che due sono, credo. I ruoli, è vero, è un po', vedi, c'è anche della versatilità qui, che ha avuto la talentuosissima e bellissima Alessia Marcuzzi. Giovanissima in quel film. Giovanissima, sì. Pre-festival bar, pre qualsiasi cosa. Che appunto ha un paio di ruoli secondari, diciamo praticamente ovviamente con un ruolo di femme fatale di qualche tipo in Chicken Park. Quindi, dopo aver detto questo, io vi farò votare in ordine. L'ordine, ve lo dico, è Mirko, Matteo, Luis, Marco e io. E potete votare quale dei due film preferite. Per quanto riguarda, qui non stiamo parlando dei personaggi, stiamo parlando del cast, cioè proprio gli attori presi come attori. E iniziamo a votare se preferite Chicken Park o Il Silenzio dei Prosciutti. Mirko. Allora, io direi Silenzio dei Prosciutti. Te l'ho scritto adesso, andando avanti veloce, Mirko, vero? No. Scherzando. Ragazzi, non lo so. Però ci tengo perché questo era uno proprio dei punti che volevo toccare all'inizio, come dicevo, che mi renderà un matto ai vostri occhi. Però Il Silenzio dei Prosciutti rispetto a Chicken Park l'ho visto un po' più serio. Chicken Park secondo me è veramente una merda vera, ok? Non c'ha senso resistere. Il Silenzio dei Prosciutti l'ho visto un attimo come, mamma mia che bestemmia che sto per tirare, l'ho visto come un tentativo di essere una sorta di pallottola spuntata. Sì. Sì, ma quello era più un'impostazione. Un po' il... Sì. Il punto è che non so se fossero state molte gag in una pallottola spuntata, sarebbero state wow. Si è perso il topic della domanda. Sì, perché stiamo parlando del cast e neanche dei personaggi. Queste cose che dici possono avere assolutamente un senso, però ci saranno altre... Porsi dove votare questa cosa. Per il cast, preso singolarmente, che cosa ci dici? Il Silenzio dei Prosciutti, perché comunque almeno nel Silenzio dei Prosciutti i personaggi cercano di recitare. In Chicken Park ripeto, è una merda. Jerry Calà fa Jerry Calà, quindi l'esagerato, quello un po' piacione, sempre la solita solfa. Invece Ezio Greggio un minimo cerca di essere serio, un minimo proprio. Bene. Matteo. No, è difficile, cioè, nel senso, vabbè, so sul che cosa... cast no, dai. No, so che cosa votare, è quello che intendo dire. È dire, ok, questo è meglio di quella... Vabbè, soffro un po', ragazzi. Meno peggio, pensala così, meno peggio. No, vabbè, Il Silenzio dei Prosciutti, effettivamente sì. Effettivamente tra i due non si può non scegliere quello. Ok, Luis. Allora... Ovviamente anch'io dico Il Silenzio dei Prosciutti, ma dai, è palese. Cioè, ha degli attori che comunque sono noti, alcuni anche mitici di alcuni film di quegli anni lì. Anche perché di contro abbiamo... Cioè, il pezzo grosso di Jerry Calà su cui basa un po' tutto è Demetra Hampton, perché proprio la parte iniziale è quella. Jerry Calà... fa il suo, perché sembra che ha appena finito l'ultima puntata di Professione Vacanze ed è andato in viaggio per fare Chicken Park, anche lì squattrinato e tutto quanto. Vabbè, comunque Demetra Hampton, volevo aggiungere una cosa, perché mi sono ricordato effettivamente in quegli anni era un po' sulla cresta dell'onda tra gli italiani come, insomma, bellezza televisiva, perché ho visto che, mi sono ricordato poi, aveva fatto la serie TV Valentina di... tratta dal fumetto di Crepax, di Crepax, che quindi era ovviamente una serie principalmente un po' erotica, thriller erotico, boh, vabbè, non l'ho mai vista, dico la verità, e poi aveva fatto Saint-Tropez, incredibile. Quindi insomma, un'attrice, bravo, io mi ero concentrato sui film, le cose internazionali, però tu sei andato a pescare, hai ragione.
Ma lì è stato l'occhio lungo, libidinoso di Jerry Calà, che ha detto mi prendo Demetra Hampton, però ovviamente il cast del Silenzio dei Prosciutti è imbattibile in questo caso. Capito, cioè nel senso i prosciutti hanno detto fate questo personaggio, recitate questo personaggio. In Chicken sì, Park Jerry Calà fa Jerry Calà, quindi sempre il solito... Sì. E lo fa pure male, e lo fa esatto. Pure male, miseria. Mamma mia, voglio citare un punto, voglio citare, ma so che è ancora presto, quindi sto... Ah. Arriveremo. Marco. Ma questa è la più semplice e quasi banale. Comunque dico che io Silenzio dei Prosciutti per gli stessi motivi. Ha un cast di persone che non mi viene proprio voglia di gassarle. Se... diciamo no. Che ha un cast, ecco, ha un cast. Cast, perché quello di Jerry Calà, insomma, più o meno. Ha un cast, non una corte dei miracoli, quindi... Ok, stasera Marco è carico, eh. Sì, sì, Marco è proprio... Ma non si parla dei maiali. Allora, è chiaro che il voto deve andare al Silenzio dei Prosciutti, però comunque, insomma, io non sono... Non c'è un però, dai. No, no, però, insomma, secondo me ci sono un po' di attori, un po' di contorno che invece mi hanno convinto abbastanza nell'altro film. Va bene, passiamo invece alla molto legata sezione dedicata ai personaggi, perché ci sono gli attori ovviamente, però possono esserci magari soprattutto in un caso del genere attori di grande livello che però interpretano personaggi scritti male o scritti in maniera non divertente o non rispondente alle loro, alle loro capacità, oppure ci sono magari anche personaggi che non sono interpretati da attori famosi che però risaltano e possono essere considerati un po' dei protagonisti fantasma del film. Per esempio io qui in Silenzio dei Prosciutti ho amato un sacco il personaggio di Olaf lo svedese che onestamente esatto. È finlandese e russo. Finlandese e russo. Ah, l'avevo visto, benissimo. Bubba Smith. No, lui per me è stato il netto highlight del film. E vi giuro, la parte, quella scena lì, tutta la scena quella lì del caffè è stata la parte in cui... Lì ho veramente riso, mi spiace, ma lì proprio mi ha fatto... proprio ridere la parte della vecchia che viene picchiata perché cerca di dare il caffè a tutti e nessuno piace il caffè. Quella parte lì, con lui che appunto si... questo omone di colore che dice di essere svedese, finlandese e russo, mi ha fatto molto ridere. E, come poi ci sono appunto anche altri personaggi secondari appunto del... sempre come i vari... come tipo i vari detective del... sempre del Silenzio dei Prosciutti, oppure personaggi secondari magari che invece ci hanno convinto in Chicken Park. Per esempio io do voto 10, non do meno di 10 per i due tizi che costruivano lo scheletro in Chicken Park, quella parte lì, oltre che secondo me sono stati bravissimi, un'espressività, cioè tutti gli attori di quel film io scelgo loro. Che veniva costantemente distrutto lo scheletro del pollo che costruivano e fino alla fine quando si impiccano, per me questa è veramente da Oscar. E ci sono, insomma, al di là di questi possono essere personaggi secondari, però anche chiaro che l'analisi si riferisce anche ai protagonisti. Parliamo di Ezio Greggio, che ha fatto questo ruolo un po' bizzarro. Vi è piaciuto più lui o vi è piaciuto più Jerry Calà, che comunque adesso, insomma, Jerry Calà ce ne ha messo di suo in sto film, devo dire la verità. No, Jerry Calà. Quindi, forse fin troppo, è quello il problema. Può essere, quindi voglio sapere il vostro parere in generale sui personaggi, perché la qualità del cast non sempre si trasferisce nei personaggi che vi ricorderete di più, e soprattutto in un film che è una commedia, magari anche i personaggi che vi hanno fatto più sorridere o ridere. Oppure trovate anche più stupidi, però in questo caso stiamo parlando di trash, quindi essere anche molto stupido vuol dire che vi ricorderete il film. Bene, Mirko. Stessa risposta di prima, ma semplicemente perché sono
hanno un minimo di tentativo di scrittura di personaggi, un minimo di caratterizzazione tra 28 virgolette. Se mi chiedete, cioè, i personaggi di Chicken Park, raga, ma che personaggi sono? Tipo l'ammiraglio, il pilota dell'aereo, non è un personaggio, cioè è quel personaggio era scritto volutamente, però che stronzata. Era uno di quei personaggi volutamente esagerato come per cercare di far ridere il più possibile, ma super trash, mamma mia ragazzi, cioè proprio a guardarlo così per il cringe, mamma mia ragazzi. Matteo? No, anch'io ho voto il silenzio dei prosciutti, perché effettivamente sì, ci sono dei personaggi, dire strutturati è esagerato, non così irrilevanti come in Chicken Park. Mi ha fatto ridere Dom DeLuise quando fa Hannibal, praticamente. Trovo che la sua sia una parodia abbastanza buona, ma lui è solo un esempio, ecco, diciamo. Anche il protagonista il Zane, sì, cioè, lui fa il suo, secondo me lo fa abbastanza bene. Jodie Foster. Vado, quella cosa è assurda, cioè, assurda, anche nella felpa per far capire meglio la battuta, cioè. Esatto, cioè, vabbè, un po' così. Vabbè, poi, era... mi sento abbastanza colpevole nel dire questa cosa, però dovendo scegliere fra una e l'altra, certo. Vabbè, Luis. Allora, anch'io dico il silenzio dei prosciutti, ma è vero che non sempre l'attore noto fa il personaggio, cioè non ho detto che poi si abbia un personaggio valido, strutturato bene e quant'altro, però secondo me un minimo qui gli dà un vantaggio, ecco. Per quanto in Chicken Park mi sia piaciuta la Rossi De Palma, perché i suoi siparietti con mano un po' mi hanno fatto sorridere. Infatti non so, ci sono anche degli effetti speciali lì, non da poco, quindi ci arriveremo. Quindi vabbè, sì, no, però il senso dei prosciutti, dai, non è che ci siano interpretazioni che mi hanno colpito particolarmente, però anche ad esempio il capo dell'FBI oppure appunto Hannibal, come che si Animal, no, come che si chiamava? Animal, insomma. Erano già di un altro livello, ecco. Marco? Bello, un controtendenza. Io dico Chicken Park come personaggi. Perché sono no sense, però ricalcano tante figure, come si dice, tanti stereotipi anche, tante cose che erano sulla cresta dell'onda in quel periodo, e le ripropongono in una chiave talmente trash da risultare brillante. Cioè, è proprio, è come quando, ecco, faccio un esempio che poi varrà anche per le altre volte che parlerò di Chicken Park bene in questa puntata. È come quando tu ti ubriachi, cioè bevi il vino cancarroni schifoso, cioè lo sai che è una merda, però tu lo bevi perché in quel momento ti piglia bene. Ecco, è la stessa cosa. Vedi Chicken Park, vedi i personaggi di Chicken Park, tu lo sai di stare vedendo dalla rumenta, però, cioè, te ne stai. È anche giusto che sia così, perché deve essere una cosa cheap, deve essere una cosa che sicuramente ti lascerà il mal di stomaco, però in quel momento ti va. E quindi io dico Chicken Park, i personaggi di Chicken Park. Perfetto. Qui spezzo una lancia anch'io, e anch'io vado sui personaggi di Chicken Park. Mi sono piaciuti molto questi personaggi di contorno, e soprattutto pensando magari anche alle umili origini di questi attori che hanno riempito il cast. Insomma, tipo i bambini che bucano i preservativi mi hanno fatto molto, molto ridere. Senza senso. Anche i due tizi che costruivano l'insegna di Chicken Park, non so. Sì, è vero. Quella all'inizio. Quella parte lì, esatto. Cioè, dicono, non sappiamo neanche perché stiamo parlando italiano. Cioè, quella, esatto, è una delle battute più divertenti. Quella forse è l'unica battuta che veramente mi ha fatto ridere in tutto il film. Cioè, il film parte con quella, ho riso, ho detto, beh, insomma, dai, non è neanche... Poi tutto il resto. Perché tu l'hai guardati per la prima volta, cioè hai avuto questa fortuna. Io non li avevo mai visti, questi film. Cioè, sì. Io, allora, posso dire che li ho visti quando ero bambino, adesso da adulto vecchietto.
cioè è una roba impressionante lo stacco. Comunque, quindi per i personaggi è stata più combattuta di quello che pensassi, comunque vince Silenzio dei Prosciutti 3-2, che stavolta pareggi non ce li abbiamo perché siamo in dispari, okay. Quindi siamo per ora 2-0. Allora, incominciamo a entrare nel succo della vicenda. La categoria è divertimento. Questa è difficile. Questa è abbastanza difficile. Allora, devo dire una cosa. Entrambi i film mi fanno più ridere generalmente quando non fanno citazioni ad altri film. Ho trovato che le parti, a parte quelle della storia principale, tutte le parti tipo ehi, c'è Edward Mani di Forbice, ehi, c'è... che cazzo ne so... Lupi dall'uovo, quella sì, roba là, insomma. Generalmente non mi sono piaciute poco, però ne parleremo più dopo. Comunque questo è in generale quello che pensavo. E anche... Tra l'altro sono due film che hanno una comicità abbastanza simile. Uno è un po' più raunchy, come si dice in America, un pochino più sessuale addirittura, in Chicken Park ovviamente, e invece in, come detto prima, in Silenzio dei Prosciutti è più slapstick, più da colpi, botte, cose del genere, violenza. Sì. E vorrei rimarcare che c'è una gag in entrambi i film, che è quella di Jurassic Park, che praticamente in Chicken Park è un maiale che passa sul nastro trasportatore dell'aeroporto, e invece in Silenzio dei Prosciutti è praticamente un finto tease di un prossimo film che avrebbe dovuto fare Ezio Greggio, che si vede nel finale. Che peccato, non l'abbia fatto. Qualche scena che magari mi ricordo che mi ha fatto ridere. Allora, completamente, cioè, stiamo parlando di super trash, però è questo che volevo vedere. Quindi, allora, per Silenzio dei Prosciutti, i pesci rossi nel boccione mi hanno fatto... Cioè, sono morto dal ridere quando il dirigente dell'FBI, il capo dell'FBI, beve, ci sono i pesci rossi. Tutta la gag, devo prendere l'autobus appena qui fuori e passa nel corridoio, anche quella mi ha convinto. Come dicevo, la scena del caffè è molto bella, e soprattutto la frase di Olaf: non mi piace il caffè, preferisco il succo di salmone. Quella... cioè, veramente il top. Poi vabbè, ce ne sono altre, c'è la zuffa tra i presidenti all'inizio, insomma ci sono dei momenti simpatici. Invece, ricordando almeno i miei, in Chicken Park abbiamo la scena in elicottero con la tipa e il nero che il soldato che si accoppiano mentre tutti parlano tranquillissimamente. Sì. Questa tipa che viene trasportata a caso da vari soldati dopo, e soprattutto anche i soldati di colore che si mettono la Nivea sulle guance perché sono ovviamente neri e non si possono mettere secondo loro la colorazione nera. Esatto. Poi quando c'è un singolo frame in cui Jerry Calà fuma due sigarette alla volta, quello mi ha fatto ridere un sacco, tipo come tipo una reazione a un avance di qualcuno. Come avevo segnato anch'io, perché parliamo italiano, fatto ridere, dai, sì. Grandissima, grandissima frase, ma in generale tutte le cose tipo ci riconoscono sempre, tipo così. E infine la mia scena preferita, perché penso che il trash più di così non possa arrivare, è quando Jerry Calà mette a cuocere la pasta sul ventre caliente della Hampton durante la scena di sesso. Che figata. Sì, faceva forse una pubblicità, mi sembra, qualcosa del genere, no? Forse. Perché dice, quella con le uova l'ha già fatta qualcuno, perché sì, inizialmente prende due vecchia, uova, sì. Esatto, però con la pasta, cioè proprio ci mette gli spaghetti, li butta. Non è che fosse qualche citazione da 9 settimane e mezzo che mettevano il cibo e mangiavano dalla pancia. Ma no? Adesso io mi ricordo in A parte Hot Shots, sì. Che però sarà la parodia di qualcos'altro. Che prendeva da 9 settimane e mezzo, ma non ne sono sicuro. Però Hot Shots sicuramente c'era la roba della pancetta e delle uova, qualcosa del genere.
Ah, è vero, forse perché magari in un film originale è stata fatta su un radiatore, che ne so, qualcosa del genere. No, era proprio quella delle uova, sì. Vabbè, comunque, queste sono alcune delle scene, giusto per mettervi nel mood. Partiamo, quindi, qual è quello dei due film, anche pensando appunto che stiamo vedendo della roba trash, che vi ha fatto più ridere? Mirko? Allora, il punto è, allialo soggettivo o oggettivo secondo voi? A te, insomma, stai guardando una commedia, quella, cioè, qual è che ti ha strappato più risate o anche in generale, allora, che ti ha divertito di più? C'è da fare una precisazione. Io ho apprezzato tantissimo due gag in particolare, due scene in particolare dei due film. Il senso di prosciutti, l'interrogatorio del detective Balmer, mi sembra si chiami Balsam a Ezio Greggio, perché c'è una battuta che ho letto sotto, era diversa in inglese, però era in riferimento a io avevo stato qui la settimana scorsa, io sono stato, ah c'era anche lei, stupidissima, però non lo so, mi ha fatto ridere. Anche il fatto che comincia a sudare tantissimo e sta col, non so se era un ombrello, non ho ben capito. Una cazzatina che però mi ha divertito. Invece in Chicken Park c'è la scena, quella della gallina che spoglia la ragazza e dopo ci prova con Gerrigala. A me Gerrigala fa ridere sempre, quindi direi Gerrigala per queste cose proprio nonsense e super stupide. Forse sì, forse Chicken Park. Purtroppo okay, a sto giro. Partiamo in tromba. Matteo. Allora, no, io anche qua devo ripetermi, il silenzio dei prosciutti mi ha fatto ridere in diverse parti. Chicken Park davvero mi ricordo bene le parti in cui mi ha fatto ridere, perché sono talmente poche che veramente cioè potrei ripetere, a parte la battuta che di cui parlavamo prima all'inizio del film. Ma per esempio anche nella scena hot, quando c'è lei che prende il panino da hot dog. Sì. Quella lì, ma fa poi la senape. Esatto, poi oh, il resto basta, imbarazzo costante, quindi è il silenzio dei prosciutti. Non c'è paragone per me. Ok. Luis. La delusione di Scana mi fa più ridere. Voglio che siano combattute queste cose. Allora, faccio una premessa, nel senso, anche a me piace Gerrigala effettivamente. Quello che fa Chicken Park è essere un film italiano in cui il protagonista è un attore, chiamiamolo attore italiano. Invece il film di Ezio Greggio è un film italiano che vuole fare l'americano, ecco. E quindi molte reference sono diverse. Quindi forse potrei dire Chicken Park per il semplice motivo che sono gag all'italiana, almeno nella mia testa penso a quegli anni lì, e quindi direi Chicken Park. Ma in realtà, siccome comunque adoro anche Mel Brooks, è per quanto goffi tentativi, perché sono più di uno, di scimmiottare l'ironia di Mel Brooks, dico il silenzio dei prosciutti, perché sono scene talmente stupide alla Mel Brooks, però fatte male, mettiamo questi paletti, che come numero vincono, cioè mi sono rimasti più impresso. Ma anche, non lo so, la scena del telefono non ha alcun senso, che lui gira con questo telefono e allora quelli vengono strozzati, la tipa stende i panni, cioè non c'entra niente, però mi sono messo a ridere, ho detto ma che cazzata, cioè perché giustamente non posso che commentare così. Però due scene di Chicken Park mi sono piaciute, che erano i due, appunto quelli che abbiamo già citato, ma perché stiamo parlando italiano, e poi vabbè l'altra scena di Rossi del Palma che ho citato. Però in generale mi è rimasto più impresso il film di Ezio Greggio. Però applauso comunque all'impegno di Gerrigala, insomma, ci ha messo tutto il suo, che non vuol dire sia una cosa positiva, ovviamente. Però è presente, ecco.
Però silenzio dei prosciutti, voto definitivo. Grazie. Marco. Chicken. Assolutamente. Perché per i motivi di prima, perché è talmente trash da fare il giro e le scene risultano quel no sense, ma giusto quello che dicevi del nero bombava sull'elicottero, di tante cose no sense sullo sfondo, piccole cose che se vai a vedere un film proprio fatto col culo, però non, o con le tette, però... direi in questo caso, perché, sì, insomma, esatto, più o meno, però, ci sono tantissimi piccoli dettagli che tu una seconda, terza, quarta visualizzazione, tantissime cose no sense, boh, sembra quasi un disegno di Iacoviti, cioè non so se avete presente. Sì, sì, certo. Sì. Certo. Vabbè, dai, ci piacciono di più le battute a sfondo sessuale, insomma, questo è più o sì, meno. Sì, poi diciamo la verità, prende benissimo, cioè, le cose di quegli anni, ibrido, quel pollo, cioè dai. Pollo corretto. Sarebbe assolutamente improponibile, però no. Ok, però e diamolo sto punto a Chicken Park, perché ti devo dire, le battute migliori sono secondo me nel silenzio dei prosciutti, però mi è sembrato un film che è andato in 10.000 direzioni diverse e a volte non mi ha preso proprio niente, cioè, tipo io le peggiori però le ho trovate anche io e le ho trovate in quel film lo stesso io. Tipo insopportabile, tipo che continuava a cadere, per esempio. Quello lì è proprio da film di, cioè, delle scuole medie, non so neanche come spiegarlo. Per me spara un po' più nel mucchio. Invece tipo Chicken Park è una stronzata, ma è una stronzata che per me è più coerente dall'inizio alla fine, ne so essere una stronzata. E quindi per questo io l'ho preferito. Ci sta. Okay. Un po' il pollo gay vince... su Ezio Reggio e costruisci i letti. E poi c'è la rottura della quarta parete, dai, che a me è una... sì, dai, quella... Quella a me fa un po' la scena del cinema. Vabbè, allora, quest'altra categoria, veloce e anche abbastanza legata. Qual è, secondo voi, la migliore citazione slash parodia che c'è all'interno di questi due film? Prendendoli tutti e due insieme, quindi può essere la famiglia Adams di Chicken Park, può essere il appunto adesso mi sfuggono tutte, ovviamente la scena di Psycho finale con Hitchcock nel silenzio dei prosciutti, quello che volete, me ne dovete pensateci un attimo, me ne date una che secondo voi vince e quella che ovviamente il film a cui appartiene si prende il voto. Ah, capito. Io già lo so io. Allora vai, comincia Mirko. Scena di Hitchcock, effettivamente, mamma mia, tu hai citato una scena in particolare che mi ha dato un nervoso, proprio da svitarmi gli occhi e poggiarli da qualche parte, la scena della mano della famiglia Adams, mamma mia che monnezza, monnezza. Per quello che mi ha fatto ridere. Quella. Anche a me è piaciuta, devo dire. Vabbè, quindi tu voti il silenzio dei prosciutti, Mirko. Sì. Io ho fatto solo due esempi, però, non deve essere. Scusa, a te è rimasta impressa una scena di Chicken Park talmente negativo che voti l'altro. Tu dici. Cioè. Sì, perché come ho detto prima, le citazioni del silenzio dei prosciutti sono citazioni. Invece, come ho detto prima, la citazione del pilota che cerca di fare il sergente Hartman sono troppo palese, cioè è troppo palese, sono tagliardano troppo, non so come spiegare, ci provano troppo. Ok. Per me sono d'accordo, la peggiore per me di tutte, adesso senza spoilerare il mio voto perché poi lo dirò, però nel senso è stata per esempio quella di... Edward Mani di forbice, veramente. Quella, sì, a parte quando taglia le cose che diventano tutti... Da un piatto intero diventano cinque piatti separati. Quello è stato simpatico, però quella era un po' forzata. Matteo. Ma a me la citazione mi è piaciuta di più, l'ho già detta, è quella di Hannibal, del protagonista, del protagonista, insomma, di come si chiama l'attore, non mi viene in mente,
di comunque... Anthony Hopkins. Esatto, sì sì sì, cioè quella è effettivamente quella che mi è piaciuta di più, cioè lui no, che è dentro la cella, no, quando sente gli odori, quando fa quelle cose lì, ecco, quella... È una donna di colore che ha studiato, bla bla bla, è vestita così, poi dice no, sono un uomo bianco, così non ci ha capito un cazzo. Esatto, sì, quella è una cosa che ho trovato abbastanza riuscita e simpatica, quindi... Insomma, sono monotematico, ma vado sul silenzio dei prosciutti ancora. Luis. Allora, cioè, più che altro mi vengono in mente le citazioni brutte, che non mi sono piaciute. Cioè, non è che non mi sono piaciute, le ho trovate forzate. Pensando ai due film, direi quelle più forzate, anche io dico che sono in Chicken Park. Perché ne ha messo una cozzaglia incredibile, tra l'altro ha fatto citazioni anche di parodia, di altre parodie, che ho pensato, ma vabbè, ok, se è un film parodico perché devi fare la parodia di una parodia, che appunto la scena quella della pasta col pancino caldo, ecco, arrivava, sì, da Hot Shot, perché poi ho cercato il video, sì sì, ve l'ho anche passato nella chattina, ma quindi dico il silenzio dei prosciutti anche in questo caso, mi allineo a Matteo anche perché per coerenza, ecco, perché cioè, principalmente quel film ha molte citazioni dal Silenzio degli Innocenti e secondo me, nonostante inizialmente possa insomma far ricordare più Psycho, perché Ezio Greggio cioè, dovrebbe essere insomma più o meno la parodia del protagonista di Psycho, ne ha tante dal Silenzio degli Innocenti, anche la corsa è proprio una delle prime scene del Silenzio degli Innocenti, Jodie Foster in accademia che corre, qui ci ritroviamo invece che lui che corre, becca Bush e Clinton che litigano anche, vabbè, insomma, comunque confermo il mio terzo voto sempre a Il Silenzio degli Innocenti, o il quarto forse. Non voglio influenzare nessuno. Vai. Ma secondo me è geniale anche la scena di non ho capito se è Dracula nel senso dei prosciutti. È Dracula a un certo punto. Con lui che esce dalla bara e poi si fa la barba, non ho capito. Non so, è una stronzata bella e buona, però sul momento mi ha fatto sorridere. Ma tra le citazioni meno peggio di Chicken Park, così migliora un attimo la sua condizione, nonostante io abbia già espresso il mio voto per Il Silenzio dei Prosciutti, dico la citazione del cacciatore quando ci sono le bombe a mano perché anche quella è una scena è una scena talmente scema anche quella, perché poi lanciano le mine in esplose e vanno sempre in testa al tizio, cioè è talmente stupida che non ti rimane impressa, ecco. Marco, io continuo con Chicken perché come citazioni bastano solamente tutta la riga di citazioni, anche se sgangherate, malfatte, cringissime, fatte a Jurassic Park, che è uno dei miei film preferiti, quindi basta, secondo me vince a man bassa. È proprio vedere una delle cose più belle che ti piacciono di più, vederla proprio maltrattata con la maniera, in una maniera così distorta e grottesca che risulta bello, quindi Chicken, assolutamente. Grazie, io sono stato molto indeciso tra due. Una era la scena di Thriller di Michael Jackson quella dei prosciutti che mi è piaciuta tantissimo, era bella quella, sì, con tutti che gli cascano le cose, e poi invece l'altro che però vince sfortunatamente, anche se trovo le citazioni di Senza i Prosciutti in generale meglio, vince secondo me assolutamente la mamma di Mamma ho perso l'aereo che schiaffeggia il bambino dieci volte dicendo ti sei perso di nuovo pezzo di merda, tipo, e lui fa 6 miliardi ogni volta, si perderà, continuerà a perdersi, fa tipo Jerry Calà, e quella per me quella è stata il top secondo merita il in effetti anche il mio parere. Ma Scanna, c'è anche la categoria chi fa più marchette all'interno del film, perché Chicken Park secondo me lì vince, sicura mani basse, cioè tra Coca-Cola, food americano ce ne sono un bel po'. No, però le prossime due categorie sono tecniche. Allora, spero la prima in particolare.
Allora, la prima è più banale, è quella sugli effetti speciali che c'era anche l'altra volta. Per mettervi un po' nel mood, Silenzio dei prosciutti è un... Scusate, non ha degli effetti speciali proprio fuori di senno, però comunque in generale è un film ben realizzato, ha molta stop motion, ci sono tanti effetti soprattutto verso il finale, tutta la storia delle maschere, per esempio anche Pavarotti che viene ricomposto. Mamma mia, era Pavarotti a pezzi dopo il suo tour, ciao raga, bello. Esatto, però comunque in generale tutto quello che succede sembra a un budget più alto, è tutto più credibile generalmente. Però Chicken Park dall'altra parte ha questo magico mix tra polli veri ripresi tipo, non so, sovraimpressi sì, su, sì, sì. Di fianco ai personaggi o in mezzo al bosco, poi quindi diciamo CGI, poi abbiamo la parte fatta con gli animatronics stile Jurassic Park, che spesso e volentieri era semplicemente la gamba del pollo oppure gigante, il becco, sì. Oppure, e poi abbiamo i pupazzoni anche lì di cartapesta o vari materiali che si... Quindi c'è veramente un coacervo di stili visivi che si incrociano in questi effetti speciali. Perciò voglio sapere quali vi sono piaciuti di più. Non devono essere necessariamente i migliori, voglio sapere quelli che vi sono piaciuti di più. Mirko. Piaciuti no, ma voto Chicken Parker, che almeno hanno avuto l'audacia di provarci a spingersi un po' più là. Ok. Per questo. Non so perché effettivamente i polli, cioè si vede che è tutto super finto, super, super fake, ma ci hanno provato, e questo sono belli importante. Giuro. Matteo. Sì, no, anch'io questa volta voto Chicken Park, perché no, effettivamente tutto il lavoro di proporzioni che hanno fatto, insomma... È chiaro, poi vabbè, stiamo parlando del 93, produzione con un budget limitato, però secondo me ci sta. Fra i due scelgo Chicken Park. Chi sceglie Luis invece? Allora, sicuramente c'è una differenza di budget, e sicuramente quelli del Silenzio dei Prosciutti sono migliori perché li noti meno, ecco. Però anch'io voto Chicken Park, ma perché sono talmente... Forse sono una parodia degli effetti speciali, e questa è forse una delle cose meglio riuscite del film, secondo me. Quindi voto quelli, a parte che poi ci sono scene proprio con animali veri, tipo la lotta dei galli, lì stavo pensando, oggi questo film non potrebbe andare. No, non solo per quello. Però. Non solo per quello, tra le centinaia di cose che non vanno. Però sì, dai, cioè quell'artigianato lì mi è rimasto un po' più impresso di Chicken Park. Marco? Chicken Park come al solito, perché sempre, come dicevamo, differenza di budget, differenza di intenti, ci hanno provato e hanno fatto ridere, cioè era proprio baracconate, cioè. Ah, e poi la scena con la mano è fatta bene, Marco. Sì, l'abbiamo criticata, però è fatta bene. Cioè, quella dei polli, dei becchi, delle zampe. Le zampe, anche il movimento stesso della zampa era orrendo. Cioè, è calata proprio dall'alto, così. No? Cioè, ragazzi. Oh, sì. Perché, parliamoci chiaro, è talmente osceno che... Come parlavamo dell'uomo puma, che fa il giro e diventa bello. Cioè, invece, Il Silenzio dei Prosciutti è un filmetto che lo guardi, ti può strappare due risate, ma a me sembra un po' rotto il cazzo. Cioè, proprio... ti strappa due risate, ma sono più risate legate al contesto, che noti la citazione, noti il reference sulla cosa. Mentre invece... Chicken Park è proprio puttanate no sense, quelle cose, quelle scemenze che ti fanno ridere così, come quando esci con gli amici e dici cazzate, cioè nel senso
così, for fun, cioè proprio... È un po' più, se prende meno sul serio. Ti puoi anche giusto mandare due messaggi con qualcuno mentre lo guardi, che non è che ti perdi cose, poi è una serie di minchiate. È come uno spettacolo di cabaret, più che un film. Ragazzi, d'altronde ci sono, bravo, ci sono degli effetti speciali che sono talmente brutti che entrano nella storia, e quelli di Chicken Park, basta vederli un attimo. L'altro è un film quasi competente da quel punto di vista, che non mi ricorderò né da un punto né da un punto né dall'altro. Qua c'è un pollo gigante fatto di, non so, cartapesta che lecca i capezzoli a una tipa, cioè cosa stiamo parlando? Come esatto, possiamo... Esatto, basta. Cioè, è un plane incredibile. Vediamo in questa, perché questa è una bonus che vi voglio far fare brevemente, perché voglio parlare dei titoli iniziali. Ecco, lo sapevo, lo immaginavo, Scanna. Grande. Voglio scelta. Parlare dei titoli iniziali, perché abbiamo due scelte un po' agli opposti. Abbiamo da una parte una serie di dei titoli che sembrano quelli di Law and Order, con le facce nel fatto del Silenzio dei Prosciutti, queste espressioni super serie dei personaggi immerse nel nero, nel buio, che sembra quasi la copertina di Queen 2, dell'album dei Queen. E invece dall'altra parte abbiamo, come potrei descriverli se non dei disegni. Dei polli fatti dal figlio di qualcuno, però ci sono... a tema rispetto però al personaggio, cioè... con dei polli che fanno cose e proprio, cioè, sì, e tra l'altro delle volte vengono anche riproposti anche durante la pellicola stessa, proprio questi disegni, neanche animati, semplicemente disegni fatti su carta normale. Quindi qual è che vi è piaciuto di più come introduzione al film? Mirko? Chicken Park, ma perché è proprio anni 80 e 90, proprio come l'intro, come i film di Pierino, canzone e slide di disegni fatti malissimo che passano sopra. Perfetto, sozzo come piace a noi, bello, porca miseria. Vedremo se piacerà a Matteo. Sì, sì, anche io voto Chicken Park, perché so che il figlio di Jerry Calà ci ascolta sempre, gli volevo dire sei stato molto bravo con i disegni. Bravo. Poi in realtà, seriamente, a me ha ricordato, cioè, comunque è del 90, mi avete detto? 94. Cioè, non ironicamente sembrava tipo Pierino contro tutti, però dell'82. Cioè, 12 anni dopo... esatto, cioè... Stranissimo. Luis. Ah, intanto sono un po' deluso da Mirko perché non ha accolto lo stile di Chicken Park nella sigla, nonostante tu l'abbia votato, perché è palesemente un... diciamo, un riprendere lo stile di Professione Vacanze. Torniamo lì, perché se tu vai a vedere Professione Vacanze, ci sono i disegnetti, anche lì la musichetta e i personaggi. Comunque sì, anche io voto Chicken Park per la sua, insomma, ignoranza dovuta anche, immagino, a dover limare qualcosa, semplificare, e anche per rendersi un pochino più originale, tra virgolette. E poi ribadisco, essendo un film italiano, cioè queste cose ti rimangono più impresse. Per quanto poi magari globalmente io possa dire è meno peggio il Silenzio dei Prosciutti, però sulla sigla Chicken Park. Grazie, Marco. Io invece stavolta dico il silenzio. Sempre finché, no, vabbè. Perché... sì, per... no, dai, è troppo grezza, cioè, è troppo che grezza piace. Quella di Chicken Park, da fastidiosa, proprio realizzata a cazzo di cane, non nel modo che mi piace, cioè, non sei un fanboy di Jerry Calà, non sei un fanboy di Jerry Calà, ma di Ezio. Sì, infatti. No, scherzi, detto, a parte, capisco, no, Marco, capisco. Stavo scherzando, ho detto, non sei fanboy di Jerry. Io sì, comunque. Ma è proprio brutta. Sì. Tutto brutto, tipo... non c'è niente. Beh, io devo dire che anch'io voto Silenzio dei Prosciutti.
perché too much. Cioè, la canzone mi piaceva, perché c'è anche una canzone, Chicken Park, com'è che faceva? Cantata da Umberto Smaila, credo, qualcosa del genere. È vero, sì, c'è cioè, quello... Forse è cantata da Jerry Calà su... Sì, sicuramente, scomposta magari da... Composta. Scomposta. Scomposta da Umberto Smaila, però anche questo voler essere super serioso mi ha pigliato bene alla fine, quindi non so, ho trovato la scelta. A me quei disegnini lì mi hanno fatto... Sono stati una cosa che ha fatto forse più cringe di tutto il film. Quindi... Per quello mi ha fatto ridere. Sì, no, lo so, hai ragione, e in parte sono d'accordo con te per altre cose, ma questi non mi sono piaciuti. Ci sta. Bene, continuiamo, ci sono le ultime tre categorie. E poi la chiudiamo. Allora, diciamo, ce n'è una seria, una molto faceta e quella finale. Quella seria è la trama. Siamo arrivati. Allora, io vi leggo semplicemente la micro trama scritta su IMDb nelle pagine di ognuno dei due, prima che poi voi mi diate i vostri voti. Allora abbiamo l'agente federale Jodie Foster sta attualmente indagando su un serial killer, aiutato dal dottor Animal, che è isolato in un carcere di massima sicurezza. Mentre invece per Chicken Park abbiamo un allevatore di galli da combattimento italiano caduto in disgrazia, si trasferisce nella Repubblica Dominicana e scopre un composto segreto di uno scienziato pazzo per creare una razza perfetta di polli giganti geneticamente modificati. Quindi a voi signori, Mirko, cosa ne hai pensato della trama, tutto sommato? Silenzio di prosciutti, perché ragazzi, adesso seriamente, nel senso di prosciutti, almeno per quanto stupida e knock-off, esiste come trama. Chicken Park è una cozzaia di, brutto da dire, però di sketch, scenette, non c'è sta gran trama, raga. Bene. Quindi voto il primo. Sì, sono molto d'accordo, cioè in Chicken Park non c'è niente, cioè, è il vuoto cosmico con in mezzo un po' di tetto, un po' di scoregge, è finito lì. Cioè. Invece, esageriamo la quantità di tette, alla fine c'è... Sì, no, ce ne sono un po'... Ma c'è gente... Visti i film dell'epoca, zio, cioè nel senso, è quasi puritano. Ma c'è gente che scopa in ogni dove per motivi inesistenti. Ci sono le donne che sono sempre tutte palesemente iper arrapate senza nessun motivo. Adesso, cioè... anche la vigilessa non c'entrava nulla. Ecco, il silenzio dei prosciutti, per quanto sciocco, per quanto parodistico, però ha un intreccio che è comunque fatto molto meglio. E i personaggi alla fine che si scambiano, no? Con tutto il gioco delle maschere, ma non è ucciso me, è ucciso quell'altro, cioè insomma un po' di colpo di scena c'è. Luis? Okay. No, ma anch'io voto il silenzio dei prosciutti, in questo caso non voto quello che mi ha fatto più ridere come trashata, ma semplicemente per il motivo è quello, sì, ha una trama, ha un briccio, una parvenza di trama, perché allora in sostanza Greggio ha detto facciamo la parodia del silenzio degli innocenti, più o meno segue quel copione, cioè parte da quel punto lì. Invece Chicken Park dovrebbe essere, stando un po' ciò che si vede al titolo, al insomma anche da dove è ambientato il film, una parodia di Jurassic Park, ma la trama non ha assolutamente nulla, cioè proprio non esiste e non ha niente a che fare con Jurassic Park, cioè anche il discorso di fare i polli giganti non ha alcun senso, cioè perché? Cioè io non l'ho ancora capito, ma forse milioni me lo so di persone visiteranno il nostro parco da domani per vedere i polli giganti, esatto, ma cioè proprio non ha un senso nessuna... Crick, croc. Cioè, ma poi anche attorno al discorso delle donne arrapate, cioè anche quando si schiude l'uovo lì non c'entrava un cazzo, cioè ma cosa c'entrava? E poi esce il tizio indiano, ah ma non è Balla coi lupi? No, ho sbagliato, scusate, cioè ma non cioè... è proprio, sì, sketch fini a se stessi per cercare la risata facile, manco arriva poi, vabbè, comunque. Niente. Se c'è la categoria quale è il più trash, io sapete già quale voterò. L'abbiamo più o meno già fatto. Sì, infatti.
Marco. Silenzio dei prosciutti. Ma Silenzio dei prosciutti semplicemente perché per quanto orrenda una trama. Mi allineo abbastanza con quello che hanno detto gli altri. Silenzio dei prosciutti almeno brutta, malfatta, sporca, diciamo, ma una trama. E c'è Chicken Park, no, proprio una riga di cazzate una dietro l'altra. Cioè, anche se le vedi a clip slegate di F, cioè, tra virgolette, per chi ci ascolta in podcast, ho fatto proprio il cenno delle virgolette con le dita, godibile, anche così, preso a scene random. Cioè, no. Mentre invece Chicken Park, per quanto brutta, ha una trama, quindi... Chicken Park, scusate, il silenzio è prosciutto, è una trama, quindi il ok, silenzio è stupido. Ok, concordo, forse Chicken Park parte sembrando fare qualcosa di diverso, mentre l'altro inizia che invece è semplicemente una parodia, però sì, effettivamente. Poi tra l'altro voglio anche dire una cosa, il silenzio dei prosciutti è anche assurdamente più corto sì. di Chicken Park, però succede sì, molta più roba. Sì. Sono 20 minuti in meno. Ma lì si capisce la mancanza di idee di scrittura. Cioè, cazzo. Cioè, lì Jerry Calà ha fatto più un minutaggio mettendo uno sketch dietro l'altro slegato tra di loro. Assolutamente. Bene, allora, questa categoria bonus prima della finale che ci sarà in tutte queste cinesfide perché parliamo di film vecchi. La categoria bonus è: qual è il miglior Joe? Perché in entrambi i film c'è un personaggio importante che si chiama Joe, proprio J-O. In Silenzio dei prosciutti stiamo parlando dell'agente Joe D. Foster, che è il protagonista. Invece in Chicken Park stiamo ovviamente parlando del pollo Joe, che è il gallo Joe, che è il grande amico di Jerry Calà e tutta la spina dorsale su cui si basa la narrazione, almeno l'incipit soprattutto del film. Quindi vi chiedo in maniera speciale rispetto a questi film, beh, qual è il gioco che avete apprezzato di più? Cioè è un po' difficile, cioè, la sfida è tra un gallo. non le faccio io queste categorie. Povero Billy Zane. Allora, ne volevo una stupida. Quando ho visto che si chiamavano esattamente uguale J.O., ho dovuto farla. Cioè, stiamo perdendo gli usi. Ho messo muto. Sto piangendo, ragazzi. Sto piangendo. Oddio. Sto ridendo più in questo momento che a vedere tutti questi due film insieme. Ma infatti questi film sarebbero bello da vedere insieme perché è vero. Cioè, proprio, sì, io sto fantastico. Piangendo per questa cazzata che ho detto, però vai Mirko. Silenzio dei prosciutti, ma perché è geniale secondo me il gioco di parole. Pollo Joe, cazzata assurda, per me non c'ha senso. Matteo. Ma... so che è difficile. Non lo so, raga. No, allora io voto il pollo Joe di Chicken Park perché come pesta lui non pesta nessuno. Non so se lui sei in grado di rispondere. Se è in grado di rispondere, ci illumini perché qui si prospetta una battaglia complessa. Aspetta, allora. Vai, Marco, vota tu. Io vado il pollo Joe. Cioè, io non mi sembrava neanche di doverlo dire, però voti il pollastro. Il pollastro, perché è un pollo. Picchia, è un pollo. Probabilmente anche il miglior attore del film. Sicuramente uno dei più espressivi, sì, decisamente. E è un pollo, quindi ci sta. Mi piace. Dice non serve altro, dice.
Abbiamo perso lui. Mica, ma morti, raga, ma proprio svenuti, ma che Beh, posso votare anch'io nel frattempo. No, ma più votate più rido, perché... No, aspetta, ce l'ho, riesco a dirlo. Dai, ok, dai. Sì, ma... No, anche perché le motivazioni che state dando mi fanno morire, quindi dico subito... Jody senza i prosciutti, ma perché già mi rifiuto. Sei il voto a un pollo, sei un razzista, sei uno specista, sei uno specista. Sì, uno specista. Sì. Vabbè, lo fai solo in base alla specie, non in base alla bravura proprio della performance dell'attore, esatto. Allora, visto che siamo 2-2, è un voto importante. Mi trovo a fungere da ago della bilancia. Originariamente volevo votare per il pollo Joe, perché è un personaggio veramente importante che, come ho detto prima, è la colonna vertebrale dell'intero film di Chicken Park. Mentre Jodie Foster invece è magari... può sembrare proprio il classico eroe, un po' così, proprio un veicolo più che un protagonista vero e proprio. Però devo dire che Polo Joe mi ha fatto una cosa che non mi aspettavo, si è fatto magnà. Quello stronzo si è fatto magnà. E quindi se tu sei un vero combattente arrivi fino alla fine e sopravvivi. E poi mi è piaciuta anche molto la fissazione che ha Jodie Foster per i soldi, la gag che lui cercava di trovare i soldi invece che la ragazza ogni volta era abbastanza divertente, e poi quelle sopracciglia, insomma, non si possono... Billy Zane era un anti-eroe per antonomasia, insomma, alla grande, in realtà. Quindi, non era così buono, ecco. mi spiace, forse era più buono Joe, perché se ha mangiato ha detto che era buono Jerry Calà, quindi... era più buono. Ha pianto, un po' come Homer quando si mangia pizzicottina. Sì. Esatto. Ma lo... no, vabbè, assurdo. L'ho rivista oggi quella puntata. Bellissima. Allora, comunque, una cosa volevo dire, la ricerca di Joe all'inizio era un altro dei momenti da ricordare di Chicken Park, perché non ha anche quella alcun senso che va in giro a chiedere: avete visto? Sono un po'... E c'è la scena col cieco, vabbè, lasciamo stare, se no poi... No, vabbè, c'è anche l'altra scena geniale che voglio solo ricordare, quella dei musicisti nel taxi. Sì, sì, sì. Anche quella mi era piaciuta molto. Bene, ragazzi, l'ultima domanda, prima di calcolare i voti e dare un vincitore. Visto che sono film vecchi, la mia domanda rimane sempre la stessa, visto che li rivediamo dopo tanti anni. Quale dei due film è invecchiato meglio? Questa c'è senza morire prima di rispondere. Stiamo parlando di appunto di film trash, quindi è chiaro che ci sarà un film dei due che magari risulta un pochino meno un pochino più attuale rispetto all'altro, oppure vedendola dall'altra parte, film che vi fa più piacere riscoprire adesso e non risulta semplicemente alla fine era una roba che andava qualche anno fa e ora non mi interessa. Quindi vedetela come la volete, però mi date il vostro voto, così la chiudiamo qua. Mirko? Ce l'ho subito, il senso dei prosciutti, ma perché, ripeto, almeno prova ad essere un film. L'altro è invecchiato male sia per la sigla, come abbiamo detto. Vorrei dire sketch, magari a noi fanno ridere, ma come dite voi, adesso non potrebbe mai esistere un film del genere. Gli effetti speciali, vabbè, come abbiamo detto, super raffazzonati e fatti in casa. Non sto dicendo che è una merda totalmente, ok? No, è una merda totalmente, puoi dirlo, tranquillo, no? È un film, anche perché, ragazzi, prendo questo mini spazio perché pensavo ce ne fosse una categoria. Ma una delle cose che mi ha fatto malissimo, ma veramente proprio... cazzotti nel costato, il doppiaggio, ragazzi. Ci poteva stare, se è fuori sincrono Chicken Park, se è fuori sincrono, è stato ridoppiato, la Marcuzzi è stata ridoppiata, lui, ma pure poi tutti e due comunque giunche. Ma perché erano entrambi in inglese, quindi tu li hai visti in italiano e... però mamma mia, se cioè io non so, ma a me Chicken Park è sembrato veramente fuori sincrono di uno o due bei secondi.
Beh, diciamo che la fonte da dove l'ho visto non è che fosse un Blu-ray. No, ho capito. È posso per dire che è una colpa della fonte o del film in sé. Vabbè, ci sta. Matteo. No, vabbè, dai. Qua non si può votare se non per il Silenzio dei prosciutti. Era già di partenza una produzione un po' più grossa, un po' più seria, fatta meglio. Quindi anche visivamente è più interessante. E poi anche come film, come parodie, come intreccio, come ho detto prima. No, dai, cioè si guarda molto meglio quello. Chicken Park era una schifezza anche nel 94. Luis? Ah, premetto che secondo me sono entrambe schifezze, cioè proprio forse una meno schifezza dell'altra. Credo che, a parte l'anno di uscita, poi siano finiti in un dimenticatoio incredibile, per fortuna aggiungo. Però il mio voto va al Silenzio dei prosciutti, ma perché Chicken Park ho fatto anche fatica a guardarlo di fila, infatti ho dovuto interrompere metà, cioè ho visto una parte, ho detto no basta, non ne ho voglia, vai sta roba. È veramente antica, poi c'erano troppe battute di bassa lega, veramente la maggior parte a sfondo sessuale, cioè proprio era il peggio dell'Italia di quegli anni per quanto mi riguarda. Invece Zio Greggio, diciamo che ha avuto la fortuna di avere anche vicino Mel Brooks, infatti si vede che certe gag sono proprio, secondo me gliele ha consigliate Mel Brooks, o comunque lui si è ispirato a Mel Brooks anche per farlo felice, che cavolo ne so. Non lo so, sembrano meno, come dire, invecchiano meno peggio rispetto a quelle di Chicken Park, perché quelle sono proprio, cioè, da bandire dalla TV subito, cioè, gli animali che combattono, praticamente ogni volta che un uomo rivolge la parola a una donna è per alludere al sesso, cioè, proprio ogni volta, cioè, non c'è stata una frase in cui non c'è stata allusione sessuale. Forse quando Jerry Cala si rivolge a Rossi De Palma, perché insomma chiaramente è sicuramente più brava che bella, e quindi forse lì lui non ha fatto allusioni sessuali, però dall'altro lato era lei che faceva allusioni sessuali, cioè è incredibile. Vabbè, comunque non dico no, ma altro, poi basta. Cioè, anche adesso chiaramente in quegli anni lì non c'era grande attenzione verso il mondo LGBTQ+, però anche il pollo quando fanno ballare il tizio con i vestiti, però c'è una cosa nella gabbia, però c'è una cosa anche nel Silenzio dei prosciutti, un po' quello che cambia sesso, vabbè, ma è, diciamo, però che in Chicken Park, se vogliamo, l'eroe del film però è un eroe, il pollo gay, sì, sì. No, è vero. Grazie. Ma l'unica cosa, no? Devo spezzare lance, io sono qua apposta. No, certo. Marco. E questo giro dico Silenzio dei prosciutti, perché è un film che adesso vedi e puoi dire è brutto, però è un film. Quell'altro, come ha detto Matteo Pezzirani, era già una merda all'epoca, quindi figurati ora, cioè. Una cozzaglia di cose, quindi come resa visiva, come cosa, assolutamente, io dico un silenzio. Allora, la categoria l'ha vinta ovviamente Silenzio dei prosciutti. Io dico che il Silenzio dei prosciutti è un film sicuramente meno problematico, ci sono tante cose potenzialmente problematiche in Chicken Park, e quindi tecnicamente è invecchiato meglio, però io voto Chicken Park. Perché? Perché per me Chicken Park è talmente, come dicevamo, è talmente assurdo che al giorno d'oggi io ho guadagnato qualcosa, anche solo nei ricordi che avrò della chiacchierata che abbiamo avuto, delle cose che ho visto, che mi rimarrà in testa. E quindi invece in Silenzio dei prosciutti, che è un film migliore, ho trovato una copia scadente di una decina di altri film che ho già visto. E quindi, per quanto è vero che sia tecnicamente invecchiato peggio, per me è più una cosa che, se tu sei appassionato di cinema e magari ti piace quel film un po' commedia, così non sei troppo, non ti fai troppi problemi, è una cosa che
secondo me tu devi guardare, perché lo devi guardare nel suo essere terrificante, mentre invece Il silenzio dei prosciutti, se non l'avessi visto, perché io non l'avevo visto Il silenzio dei prosciutti, avevo visto solo Chicken Park, Il silenzio dei prosciutti, se non l'avessi visto, cioè, non mi rimarrà in testa come mi rimarrà in testa Chicken Park per quelle tre scene, perché è di una stupidità talmente colossale che per me anche preso così gli va data una chance per vedere anche solo gli effetti speciali una volta. Secondo me è un'idea talmente stupida che non può neanche esistere. Però è giusto così per dare un contentino, anche se sono poi d'accordo con voi, però volevo esprimere anche quest'altro lato. Bene, la cinesfida è finita, vi ringrazio tantissimo, mi sono divertito un botto, è stata molto figa, però ora è il momento dei risultati. È il momento dei risultati perché tra Chicken Park e Il silenzio dei prosciutti il vincitore è Il silenzio dei prosciutti, che vince per... Voi non capite nulla di film brutti. Qui non si è votato il film più brutto, il meno brutto, ha vinto per 6-3, se volete sapere, quindi un bel set tennistico, abbastanza combattuto ma neanche troppo. E l'altra volta Armageddon aveva vinto proprio al fulmicotone all'ultimo secondo, invece qui è stata un pochino più decisa. Poi vi farò avere la cinesfida, cioè il film più valido, invece poi bisognava buttare la cosa più oscena. Marco, tu l'hai capito, perché tu sicuramente tu hai votato per il silenzio dei prosciutti due anch'io volte sul trash, cioè anche tre volte. No, sì, non ci sta. Pollo, cioè. Okay. Cioè, la sigla dopo... l'ho votata perché era trash. Cioè... Dopo vi manderò in privato i vostri voti, magari li mettiamo anche sui social, di cosa avete votato, quante volte avete votato un film e quante volte avete votato l'altro. Però grazie mille, è stato divertente, rifaremo altre cinesfide. Questa era un'idea che era venuta così en passant durante l'altra puntata e bisognava assolutamente esplorarla. Assolutamente. E Scanna, tu hai parlato di social, li ricordiamo: Floppy di Schita su Facebook e su Instagram, la posta di Floppy @gamesource.it per entrare a far parte della nostra sezione della posta. E per questa puntata di Floppy Disk è tutto, noi ci risentiamo la settimana prossima, avremo un ospite per festeggiare un compleanno bell'ospite. Molto importante, sì. Bell'ospite. Anche Eugenio era carino, però dai, questo meglio. Beh, diciamo che è più contestuale a quello di cui dobbiamo parlare, quindi ci sta. Assolutamente. Bene, un saluto a Scanna, a Mirko, a Luis e a Marco. Un saluto e un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. E keep on retro gaming. Keep on retro gaming. Keep on retro gaming. Il pollo ciò! Mamma mia, ragazzi, che risata prima. Cioè, vi giuro che sì. C'ho ancora mal di pancia. Sì, io non ridevo così tanto a lacrime da molto, quindi grazie. Scanna per avermi dato il via per dire una delle mie cazzate, e poi rido da solo per le cazzate che dico. Questa è quasi sul livello dell'uomo puma. Sì, è stata molto interessante, raga. Carino.